Io non sono mai morto. Ah, la brogna. Quanto è bella la figa. La pussi calda. La Bernarda. Però abbiamo un problema. Tanti muoiono, no? Io non sono mai morto. Mai. Alla faccia di tutti quei figli di puttana che dicono che io sono morto. Crepate. Merde. Io sono sempre vivo. Ogni giorno vivo. Sono meglio dei sopravvissuti di The Walking Dead. Io godo. Viva la sorca! Siamo qua! Ma perché devo fare la prova di microfono, no? E devo parlare, no? Saluti, saluti! Devo testare la mia voce perché ieri stavo male, oggi sto bene, no? Capito? Capito? Saluti a tutti! Io ringrazio ovviamente tutti i miei afficionados, tra cui Erbarone, Xbacco, Amaranto, Darklight, Vetsx, che è tornato finalmente a farci visita, finalmente, oh, bello di mamma, anche questo è andato a puttane, a fare turismo sessuale, non so dove è finito. Saluto Tech Prime, il pagliaccio, saluti, saluti, no, Tech Flame, non Tech Prime, Tech Flame, io ho il Prime sempre in bocca, capito? Il Prime, lo dovete dare il Prime. Chi scrive senza darmi il Prime finirà molto male. Saluti ovviamente anche a Nick, saluti a Nick. Allora, saluti a Spaccacessi. cazzo, Spaccacessi. Spaccacessi. Spaccacessi, caro amico. Quindi,
Come, cosa ti volevo dire? Io avevo ragione io come al solito. Come al solito avevo ragione Capobastone, l'allarmista aveva ragione come al solito. Sono a Monza, quattro comuni in fede. So cazzi tuoi. So cazzi tuoi. Quindi, quindi, è così, è così. E così è la fine, la fine. Allora, non è nel senso la fine che moriremo tutti, eh. Calmatevi, calmatevi. Saluti Nicola L. Datevi una calmata, adesso vi rilassate, vi fate fare dalla mammina un tè caldo e poi ne parliamo. Ok? Vi fate fare dalla mammina il tè caldo, vi pucciate il biscottino e poi ne parliamo. Ollara, Ollara, saluti. Saluti. Saluti, saluti, benvenuto sul sito superiore. Saluti, saluti. Chi è questo? Grazie per la scoreggia. Grazie Vetsx per la scoreggia. Sei tornato più scoreggione che mai. Quindi, che vi devo dire? Che vi devo dire? Vi siete presi il lattino? Fatevelo fare dalla mammina. Fatevelo fare dalla mammina. Quindi fatevelo fare e poi iniziamo. Saluti, sono Lara. Ollara, appunto, come chi vuoi che sia. Ollara e Lara, ovviamente. Saluti, Lara, saluti. Benvenuto, benvenuta alla Brogna. Quando arriva una figa in chat siamo tutti contenti, perché siamo tutti più felici. Quando arriva la figa il nostro cuore si illumina d'immenso. Comunque benvenuta, Ollara, Ollara. Allora, cosa succede? Adesso appena vi siete fatti fare il lattino dalla mammina, vi racconto la storia come sta. Però dovete farvi fare il lattino, perché dopo mi prendete dal panico e dopo non riesco a tenervi, dopo vi devo picchiare. Allora, cos'è successo praticamente? Che la macchina sanitaria italiana è stata presa pecorina e abbiamo avuto ovviamente i casi in Italia, avete sentito. Inutile che vi dico i casi uno per uno, che tanto li avete già sentiti, rivisti in tutti i telegiornali, su tutti i quotidiani internettiani, è inutile, lo sapete già, no? Lodigiano, Cremona, Padova, Torino e adesso anche un caso a Milano. Io domani faccio uscire un video, ok? Dove spiego molto attentamente delle cose. Vi consiglio di seguirlo quel video là, domani pomeriggio, no? Domani pomeriggio faccio uscire il video e vi consiglio caldamente di guardarlo. Anche perché, ovviamente, vi do un'anticipazione a voi fortunati che siete qui, mentre a tutti gli altri che si stanno facendo i pompini da soli, togliendosi le costole, e ovviamente vivono nel mondo delle favole. Ovviamente a voi vi regalo dei pezzi inediti, così che possiate mettervi al sicuro prima. Allora, prima di tutto vi voglio dire che questa è una cosa... aspetta che devo leggere la Brogna. Comunque assurdo, ti seguivo secoli fa, si parla di almeno 5 anni fa e non so più, quando ancora non si sapeva come fosse la tua voce. Mi ricordo. Saluti la Diabla. Grazie per l'host, Urus, saluti, adesso te lo do l'anticipazione, ti sei fatto fare il lattino dalla mamma? Questa è la mia bellissima voce calda e sensuale che fa sbrodolare la figa. Allora, senti Lara, senti qua, Lara come Lara Croft, senti qua. Allora, cos'è successo? Lo sapete tutti? E guardate i punti, io vi dico solo questo, come anticipazione, guardate attentamente le cose, ok? Cosa sta succedendo? Partite di calcio rinviate, università che non prendono più, l'ospedale di Milano il Sacco che non riceve più accettazioni. Usate il cervello. Use the brain. Saluti Pande! Ecco, André 2045 ha fatto la cosa più giusta e sana della sua vita e di tutta la vita vostra. Mi ha regalato il Twitch Prime. Grazie André. Per il Twitch Prime, Andre, io ti ringrazio nel nome del padre, del figlio, del Twitch Prime, amen. Io ti benedico, il bastone sia con te. Venga il mio regno sempre, grazie ancora. Non so a cosa serve, ma te lo do. Guarda, è gratis, tu c'hai l'Amazon Prime sicuramente, te lo sei collegato. Ed è gratis, mi aiuti con il canale, nel senso che mi fai guadagnare un po' per magnà e per andare avanti. Allora... io ovviamente dal 24 gennaio, che se voi mi seguite sul sito inferiore, se non mi seguite sul sito inferiore seguitemi, perché lì pubblico i video magari dove rimangono nel tempo,
Ora porti minchia craft. Non mi interrompere il Vangelo con queste frasi altamente bimbo minchiose. Ti ho fatto i complimenti che sei un grande e mi tiri fuori minchia craft. No, per non mi interrompere il Vangelo. Allora, quando il padre parla dovete stare muti. Una partita LOL volentieri, ve la faccio anche nel video, lo sapete che LOL ci sta. Ma Minecraft, per carità di Dio. Allora, avete visto, no? Sicuramente, inutile che ve lo dica, l'ospedale Sacco non riceve più pazienti nell'accettazione, hanno messo tutti i posti letti, hanno adibito due ospedali militari, tra cui uno a Baggio, per la quarantena. Insomma, le università non faranno praticamente lezione dal 24 al 29 febbraio, le università lombarde, le partite di calcio di Serie B, di basket, sono state rinviate, il carnevale in alcune zone è stato rinviato, ok? Vabbè, che tra l'altro è morto un ragazzino in un carnevale, vabbè, ma quello è un altro conto. Avete visto tutte queste cose? Benissimo. Ora che avete visto tutte queste cose, secondo voi, la cosa, vi faccio una domanda, è grave oppure è così? Capobastone, sei allarmista. Dai, ditemi, no, ma io ve la faccio a voi la domanda. Secondo voi è grave oppure Capobastone è un allarmista? È grave che il Lodigiano venga chiuso? C'è un paesino chiuso completamente, non si può uscire né entrare? È grave che le università dal 24 al 29 non facciano più lezione? È grave che un ospedale come il Sacco, che è specializzato nelle malattie infettive, non accetti più, non dire quella parola erbarone perché ti taglio la mamma a fettine, te la metto sulla pizza, perché quella è una frase detta da organi lerci, organi letame, da stronzi con le gambe, da stronzi puzzolenti con le gambe pralinate. Tanti like per Capobastone, agagagaga. Allora, è grave che l'ospedale Sacco specializzato nelle malattie infettive chiuda le accettazioni? Cioè, ad esempio, se io ho il morbillo e ho bisogno di andare lì, è grave o non è grave? Le partite di calcio sono rinviate, sono gravi o no? Le discoteche chiuse nel Piacentino, è una cosa grave o no? Io vi faccio questa domanda. Secondo me è grave, dice la Diabla. Molto grave, dice Vetsks. È grave, dice Doriox, che non l'ho mai visto in vita mia. Quindi, Doriox, vedo che c'hai un bellissimo Twitch Prime. Se non sai a chi darlo, abbonati. Ok, vedete, è grave. Io sto a Pavia e anche qui stanno chiudendo tu. Ecco, allora vedi, no, Lara, che è grave la situazione. Io, come dico sempre, no, è normale che il governo dica, ragazzi, tranquilli, perché è normale, se no la gente impanicata distruggerebbe la classe sociale, la società. E questo io ci sta, non dico niente contro il governo, per carità, è normale, qualsiasi cosa sia normale. Quello che io però non accetto, ok, è che non ci siano stati controlli, perché quando io ho fatto i miei complimenti al ministro Speranza perché ha chiuso i voli, è stato l'unico ad aver avuto i coglioni in tutta Europa a chiudere i voli. Però, dall'altro canto, abbiamo dei buchi, abbiamo il buco del culo slassato come una pornostar. Cioè, ci entrano almeno 15 cazzi. Perché? Perché la società è che qua ci siamo ritrovati con una falla nella sicurezza. Ci siamo ritrovati con una falla. Da un giorno all'altro ci siamo alzati e abbiamo visto Lodigiano infettato, Milano infettato, Torino infettato, Cremona infettato, Padova infettata. Ci siamo ritrovati con, non si sa da dove cazzo è venuto fuori, il paziente X sembra introvabile, ma tanto è questione di tempo. Io ovviamente gli darei la galera a questa gente, non a quelli che non hanno controllato, a questa gente qua che appesta, gli darei la galera, a vita proprio. E questa è la situazione, ci sono stati due morti, ma quello che mi preme farvi capire è che non è una cosa da prendere alla leggera. Perché? Adesso vi dico una cosa molto interessante, no? Senti Lara, che tu mi sembri una molto, molto... Hanno sfusciato la carta! Scusa Capobastana, prego, lei essere un miscredente io... Ma vaffanculo, vai! ...che ti vuole. Bene. Ma va a cagare! Ti voglio conoscere, amico Bastò. Sì.
Io arrivare fino a sotto casa tua lì alla stazione. Sì, 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 in gula mamma ti arriva. Sì, sì. Gagagagagagau cazzo. Sì, sì, ciao, 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 ciao. Ma pensate a questo qua. Ma chi è sto drogato? Ma io voglio sapere chi è sto tossicodipendente. Sto tossicodipendente. Ma chi è sto tossico? Vabbè, lasciamo stare. Dicevo, Lara, tu che sei una donna molto calda, no? Perché mi sembri una molto calda. Senti qua, no? Allora, può ovviamente bloccare i voli di là e di qua e ci sta. Ma com'è possibile che noi ci alziamo una mattina e ci troviamo un paesino come Lodigiano infettato? Si vede che qualcuno non ha controllato bene. Cosa vuol dire non ha controllato bene? Che quando arrivano i voli, ok? A parte che uno può entrare anche nel paese dalla Svizzera, ok? Ad esempio, facciamo finta, no? Io sono infettato. Prendo l'aereo e vado in Russia. Poi dalla Russia, sempre senza sintomi, vado in Svizzera. Ecco, è arrivato. Ecco, Lara, stai attento al Gigio Boss perché è un maniaco sessuale. Occhio, stai attenta. Allora, cosa succede? Io vado dalla Russia, vado in Svizzera ed entro a piedi nel paese Italia. Buonanotte. Sei già fottuto. Poi un'altra cosa. Quando negli aeroporti viene fatto il termoscanner, sapete quella roba lì tipo alla Star Wars, no? Alla Cyberpunk. Adesso ti misuro la febbre. Ma ragazzi, voi non avete ancora capito un cazzo. Cioè, voi non avete capito un cazzo. Ci sono infettati che non sono in stato febbrile. Febbricitante, si dice in gergo. Non sono in stato febbricitante, ok? Sono asintomatici. O magari la febbre gli verrà 2-3 giorni dopo. Capito? Asintomatico significa che non ha i sintomi, no? Non ha la tosse, non ha problemi respiratori, però è infettato, ok? Cosa è successo? Che se tu fai la misurazione pipipipipipi col termo minchia, tu non vedi un cazzo, il termo minchia è una minchiata, è una perdita di tempo. Brava, brava Lara, vanno messi in quarantena, cazzo. Sono portatori sani, bravo, bravo. Allora, gli asintomatici sono quelli che non hanno i sintomi, però sono infettati. E se io ti tossisco in bocca, tu vieni infettato, ma il paziente X non lo troverai mai perché tu non hai sintomi. Capito? Magari se ti fanno un esame del sangue scoprono che io ce l'ho, ma non ha sintomi. Ok? È inutile come provarci con una di Milano, perché quelle sono tutte frigide. Hai capito qual è la storia? È inutile. È come cercare di combattere la febbre mangiando l'avocado. Cioè, che cazzo c'entra? Cosa cazzo c'è? Oppure è utile come operarsi al ginocchio, perché c'è uno sgocciolamento di piscio, e ci si fascia la mano. Ma scusa, mi sono fatto male al ginocchio, ti fasci la mano? Ma che cazzo è? Ecco, è inutile. È come, non so, dire, io voglio imparare a giocare a tennis, ma vado a giocare a calcio. Ma cos'è? Cos'è? È un'altra cosa. Però poi, a prescindere dai sintomi, tu persona X che vieni dall'estero, vieni messo brava, vedi, Lara, Lara brava, così mi piaci, brava, ma quanto è brava Lara. Insomma, cosa succede? Vanno fatte queste cose qua, tampone quando entri, quarantena di almeno 15 giorni e poi entri. So che ovviamente è un costo, è una cosa impossibile da fare, ma per un anno, ragazzi, qua una cosa che forse non avete capito, qua ancora non avete capito niente, qua ancora voi non avete ancora capito, che qua voi sentite le notizie, c'è una cura domani, c'è una cura dopodomani, belli di mamma scesi con la piena dalla montagna. Prima di un anno, in un anno e un anno e mezzo, la cura ve la scordate. Sapete perché? Prima di tutto c'è... La cura non si fa come nei film, no? Voi avete visto Contagion, no? Avete visto Contagion. Contagion, alla fine si trova la cura, ma lì la sequenza va avanti. Il film va avanti, la sequenza. Altro che la mucchina. La mucchina serve, ma per contrastare. Costa meno che chiudere... Ah, certo! Infatti... Cara Lara, costa molto meno, ma io la voglio fare, ma quello che vuole fare Salvini, capisci? Salvini la vuole fare, ma lo chiamano, mi dicono che è un razzista, gli dicono a Salvini, capito? Ma è giusto, perché tu non puoi mettere in pericolo la gente che si fa gli affari suoi, che lavora. Adesso, ad esempio, ti faccio un piccolo esempio, no? McGregor, e già hanno aumentato la mucchina. Beh, ma è normale, scusa, eh? È il mercato, se tu chiedi un prodotto
È ovvio che poi ti aumenta il prezzo, è il mercato. Adesso ti racconto sta cosa, Lara, senti qua, senti qua perché tu mi sembri veramente top. Senti qua, nel Lodigiano, nel famoso bar, saluti Bitorsolus, nel famoso bar dove sono state infettate due persone, cos'è successo? Che quel bar adesso ha chiuso, cioè ha finito di vivere. Quel bar, anche se apre, chi ci va più? Quel bar è stato messo in onda, in TV, sulle radio, sul web. Chi ci va più a prendere il caffè? Scusate, se voi abitaste nell'Lodigiano, ci andreste a prendere il caffè? Ditemelo voi. Ditemelo voi, ditemelo voi. Voi ci andreste? No, non lo so, io vi faccio le domande, voi dovete rispondere. Voi ci andreste? Metti caso che le autorità ti dicono non c'è più pericolo, ma voi ci andreste? Cioè, hai capito, a livello psicologico è difficile. Appunto, criptofache mi rispondo proprio, ma col cazzo, criptofache. Ma è normale, capito? Saluti, Steffer. Io voglio dire questo. È normale, così come tutti gli altri paesi, così tutte le altre cose. Ora io vi dirò una cosa. Ho paura a dirvela, perché... Però tanto, vabbè, la gente sta guardando Minecraft, chi se ne frega. Vi voglio dire una cosa. Però dovete essere... Cioè, voi ormai lo sapete che io ho sempre ragione, no? I miei video partono dal 24 gennaio, in tempi non sospetti. Io vi voglio dire una cosa. Allora, ma non sto nemmeno uscendo di casa in questi... Figuriamoci se vado in un posto... Brava, cazzo, Lara sei una monella, sei. Sentite sta roba, io ve lo dico, però dovete stare molto attenti a quello che vi dico. Questa è l'inizio, ok? Io non voglio fare allarmismi perché dopo mi chiamano allarmista bastone, ma intanto adesso non parla più nessuno. Io vi dico una cosa, se potete, ma io ve la dico a voi, a voi che siete qui, gli altri non me ne frega un cazzo, poi domani faccio il video, vabbè, tanto... E faccio il video. Io vi dico una cosa adesso. Vi sto per dire una cosa. Molto importante. Però attenzione che mi dovete ascoltare molto attentamente. Cioè, se dovete andare a pisciare, fatelo adesso. Se dovete andare a vedere se la terra è piatta, fatelo adesso. Io ve lo dico, questa cosa qua. Poi fate voi. Saluti, mi sono fatto 2 anni. Siete pronti? Meno male che siete pronti. Vabbè, chi c'è c'è, chi non c'è s'attacchi al cazzo. Io vi dico questa cosa qua. Siamo all'inizio di un bel casino. Questa cosa ovviamente voi ve la ricorderete in data 22 che ve l'ho detto. Io vi dico un'altra cosa e qua arriviamo al punto. Se riuscite, se potete, andate a prendere delle scorte alimentari. Perché? Perché se ne disgraziatamente, io spero di sbagliarmi. Saluti Sandbreaker. Minchia, quanto tempo, zio. Dove hai finito? A sprangare quelli che rubano il Kinder Bueno? Io ritorno sul discorso. Occhio, che se dovesse succedere quello che io non mi auguro, perché io purtroppo spero di sbagliarmi ogni volta, ma purtroppo ho sempre ragione. Io vi consiglio, domani no, perché domani è un macello, ma da lunedì di iniziare a fare una bella scorta di cibo a lunga conservazione. Cosa vuol dire? Non intendo razioni militari che durano 25 anni. Non siamo a questo livello. Non siamo a livello di The Walking Dead, ok? O di fine del mondo, di guerra. Però io inizierei a prendere scatole di carne a lunga conservazione, famose Simmental, tonno, pasta soprattutto, pacchetti di pasta, che quella è un attimo, 10 minuti, bolle l'acqua e si fa. Inizierei a prendere le pesche sciroppate, latte a lunga conservazione. Chi beve il latte? Io non lo bevo perché sono dell'idea che comunque dopo l'infanzia non serve più. Però ognuno ha le sue. E poi soprattutto di robe, ad esempio, come posso dire, frutta secca, quelle cose lì. Non deve mancare anche le cose, ovviamente, fresche, no? Il prosciutto crudo che vi piace tanto, belli di mamma, che ve la compra la mammina e ve lo mette nel panino, la Kinder Delice, insomma, capito? Quindi è questo il fatto. Capito? Un attimo che sto dialogando perché mi scrivono in 50.000, mi chiedono anche informazioni, perché adesso, visto che allarmista bastone non è più allarmista ma è diventato uno che ha previsto il futuro come sempre, e mi chiedono informazioni anche persone vicine a me. Quindi io vi consiglio lunedì
Ecco, brava Diabla, che mi stavo dimenticando, brava. Anche surgelati, perché anche quelli sono a lunga durata. Allora, io non dico di veramente di andare nei bunker, perché sarebbe una roba da matti. Sarebbe come dire, sentite, la terra è piatta, cioè non siamo a questi livelli, Non siamo a questi livelli. Damiano, io purtroppo ho un danno. Io, sai cos'è? Ho un problema, io ho sempre ragione, vorrei avere questa bellezza, no, di essere... Ah, intanto iscrivetevi a Instagram, così mi potete scrivere in privato se avete bisogno. Io ho questo problema, io ho sempre ragione, no, vorrei sbagliarmi, vorrei provare l'ebbrezza di sbagliarmi. A volte mi chiamano Modesto Bastone, perché dicono, guarda il montato, ma io ho sempre ragione. Il 24 gennaio l'ho detto che era seria, la gente mi rideva in faccia, mi dice, ma no, ma tanto è là, si fermerà là, al massimo arriva in Turchia, al massimo arriva in Thailandia, ma no, è là. E intanto adesso è qua però, adesso vi state scacazzando sotto. Vabbè, comunque, vi dicevo, cosa succede? Io vi consiglio anche, grazie alla Diabla che me l'ha ricordato... Hanno sfrusciato la carta! Oh no, è arrivato il coronavirus a Milano. Come farò adesso a fare live tutta nuda, roteando sul palo? Come farò? Aiuto. Ma io ho la soluzione! Perlomeno a chi mi dirà che sono una figa di legno, posso dire che sto... distante per evitare contagi. Allora, io ho anche una soluzione per te, figa di legno. Non sono io stavolta. Guarda che Gigio è un maniavantismo. Gigio soffre di maniavantismo, cioè mette le mani avanti. Vediamo Lara, che prima viene la brogna. Se dovesse succedere una cosa simile, sto nella merda. Ho diabete e senza farmacie e ospedali non vivo. Allora, Lara, ti consiglio una cosa, che vieni prima tu, che sei una brogna. Ascoltami un attimo, un attimo solo, Allora, dopo rispondo alla streamer. Prima di tutto ti dico, fai una scorta di farmaci di cui hai bisogno. E se la farmacista ti dice, senti, ma come mai? Tu le dici, senti, non mi rompere i coglioni, farmacista. Me l'ha detto Capobastone, che è un tuttologo. E io non piscio dal ginocchio, vedrai che te li dà. Con la frase "io non piscio dal ginocchio" hai praticamente carta bianca, ti potresti portare a casa tutta la farmacia. Ricordati, me l'ha detto Capobastone, che non piscia dal ginocchio, e io nemmeno piscio dal ginocchio, e lei ti dà tutto. Così, perché sai cosa succede? Adesso vi spiego la situazione, perché molti vivono nel mondo delle favole. Facciamo un punto a caso, no? Allora, viene trovato il coronavirus del vostro quartiere. Entra uno nel supermercato e si scopre che ha impestato tutti. Cosa succede? Viene chiuso il supermercato. Viene chiusa la zona. Nessuno entra o esce. E dopo cosa fai? Dopo dove vai? Dove prendi il cibo? I farmaci? Fatelo lunedì, domani ci sarà un macello, fatelo lunedì, così un po' di gente va a lavorare e non rompe i coglioni, fatelo lunedì, questa cosa qua, raccogliete del cibo a lunga conservazione. Hanno sfrusciato la carta! Capo, non sono io, non me accusa, non me la sa. Ma vaffanculo. Vieni qui da me a Teramo, sì. Ti ospito gratis. Sì. Ti sfamo con arrosticini e lardo di colonnata, no coronavirus, solo amore. Ma dai! Ma vai, per favore, scusate, ma sono in conferenza. Un attimo solo, Allora, vi volevo dire, no, l'esempio. Gigio è un maniavantismo, no? Io non posso venire lì... Controlla Streamlabs, non so... No, controllato, non sei tu, è un altro drogato, non so chi... No, è un altro drogato. Vabbè, vi dico questo, perché sennò non riusciamo ad andare avanti. Ah, è Gesù Cristo, se non è uno è l'altro. Vabbè, allora... La faccenda è così. Mettiamo caso, no? Ok, mettiamo caso che nel vostro quartiere arriva l'infezione. Cosa succede? Occhio, perché molti dicono... poi, vabbè, adesso c'ho un discorso lunghissimo da fare. Minchia, ma stasera dobbiamo parlare per ore. Stasera finisco alle 5 di mattina. Allora, se viene chiuso tutto, mettiamo il caso del Lodigiano, no?
Ecco, prendiamo il caso dell'Odigiano. Fate finta di vivere nell'Odigiano. Nell'Odigiano quel paesino lì è finito. È chiuso. Non si può né entrare né uscire. Tutto chiuso, attività commerciali chiuse, kebabari chiusi, bar chiusi, chiaramente, soprattutto quello dove sono state infettate, chiuso, quello ovviamente ha finito di lavorare purtroppo, e tutto chiuso, le aziende dove erano state infettate le persone, dove lavoravano le persone infettate, chiuse, aziende con decine e decine di assunti, e questo è il fatto. E quindi, capito, fatevi un'idea, se succede nel vostro quartiere, nella vostra città, è la fine. Quindi lunedì voi fate quello che vi dico io, perché io ho sempre ragione. Io, mica, non ho messo la musica, cazzo. Non ho messo la musica, cioè mi fate perdere il cervello. Mi fate perdere il cervello, oppure ho tolto la musica. Allora, perché vi accompagna nella mia bellissima voce. Allora, cosa succede? Che la faccenda è questa: dovete prendere assolutamente scorte di cibo a lunga conservazione, perché nell'ipotesi, metti una musica di tensione, belli di mamma, perché io non ho pronto tutto, io tutto il giorno sto lavorando meglio della protezione civile, perché ho già fatto dei giri, ho fatto delle robe, ho fatto già un sacco di cose. Allora, cosa succede? Io vi dico questo: cercate di prendere lunedì una scorta di cibo per voi e la vostra famiglia. Medicine se ne avete bisogno, tipo Lara che ha bisogno per il diabete. E insomma, fatevi delle scorte e cercate comunque di salvare un attimo la situazione, nel senso evitate di cadere nel casino. Cosa vuol dire nel casino? Nel casino vuol dire che da un giorno all'altro, avete visto cosa è successo? È successo che da un giorno all'altro è scoppiato praticamente una pandemia. E questo bisogna parlare di pandemia, perché quando Milano, Torino e Padova e di qui, allora è una pandemia, ragazzi. Quindi io vi dico, siccome nelle prossime settimane la questione si intensificherà, diciamo, perché ci saranno molti casini, io ovviamente io, guardate, queste cose ve le dico solo perché vi voglio bene, ok? Vi dico solo questo. Poi, se voi non ci credete, allora voi prendete le cose come se fosse uno scherzo. Dopo però, quando succederà un casino... Ah, io dopo non venite da me a scrivermi su Instagram: Capobastone, avevi ragione, posso prendermi le tue gallette di riso? Perché io le gallette di riso ve le ficco in culo e poi ve le faccio mangiare. Quindi ricordatevi, surgelati, prendete scatole di cibo a lunga conservazione, perché metti caso, ok, non succede niente, voi non fate nessuna figura, anzi ve le mangiate contenti, ma se succede qualcosa, che dovete stare in casa, capite? E dopo lì è un casino, capito? Lì sì che inizia la festa, ok? Lì inizia la festa. E quindi, e questo è il problema. Questo è il problema. Cercate di evitare casini, ok? E cercate di evitare casini, di mettervi in una situazione più problematica. Qui non stiamo facendo allarmismo, stiamo parlando di cose serie, perché questa è una cosa seria, perché ve l'ho detto prima, no? Se tu chiudi teatri, cinema, discoteche, se tu eviti il Capodanno, il Carnevale, se tu chiudi le aziende, i bar, significa che qualcosa sta succedendo, no? Qualcosa sta succedendo, quindi cercate di non farvi prendere per il culo. Quindi, oh, comunque tranquilli in chat, sto leggendo adesso, tranquilli, non vi agitate, state calmi. Allora, andiamo avanti, perché io sto guardando troppe cose e non riesco a seguirvi. Devo dire un'altra cosa molto importante. E l'Unione Europea è pronta a sostenere l'Italia. Questa è una buona cosa. Meno male che l'Europa, al posto di rompere i coglioni, ogni tanto fa qualcosa di giusto, qualcosa di sano. E meno male che finalmente che fa qualcosa. E comunque la Commissione Europea è in stretto contatto con l'OMS
e con ovviamente l'Italia per lavorare insieme a stretto contatto con gli stati membri. Questa è una cosa buona anche perché l'Europa sta notando quello che sta succedendo ed è un attimo passare dall'Italia alla Svizzera, l'Italia Francia, l'Italia Germania, è un attimo, non sono partite di calcio. Insomma, avete capito, no, che praticamente non mi scrivete in privato perché io non riesco a leggervi, mi state scrivendo in troppi, non riesco a leggervi. Dopo, a fine live rispondo, ma adesso non posso. Allora, perché mi arrivano centinaia di messaggi qua, veramente, veramente un casino. Allora, vi dico questo, allora, devo rispondere alle cose importanti. Allora, un attimo, perché... Allora, vediamo. Il fatto è questo. Ma qua perché, ma perché mi scrivono, ma sai, è un casino, un macello, non riesco a rispondere a tutti qua, è un casino. Allora, questo è il fatto. Poi, capite bene che la situazione è così. Ora, io vi dico, fate così e basta, e fate così e basta. Quindi, allora, un attimo solo, perché ci sono cose molto importanti. Allora, un attimo solo, ok, adesso ci siamo. Vi dico questo. Avete visto, no, la situazione, che è un casino, tutto chiuso, l'ospedale è sacco. Io non so se c'è qualcuno di Milano tra di voi e non accettano più pazienti. Questa cosa è molto molto pesante, molto pesante, che non accettino più pazienti. È molto pesante, molto pesante, molto pesante. E comunque tranquilla anche Lollara, tranquilli, non vi agitate, perché siete troppo agitati. Che è successo? Io non ho seguito. Vabbè, comunque tranquilli un attimo, che vi devo parlare di sta roba qua molto importante. Allora, non so se c'è qualcuno di Milano, quindi tranquilli, ma non fatevi prendere per il culo, ok? Prendete delle scorte. Adesso vi dico due cose molto importanti che non sono riuscito a dirgli perché mi inondano di messaggi. Quando hai ragione, ragazzi, quando uno ha ragione, no? E dopo arrivano tutti: cazzo, ma tu sei un di cazzo! Cazzo di pre, sei un grande, cazzo! Viva la Brogna, cazzo! Ma tutti dopo vengono da me, capito? Perché la faccenda è questa. Capobastone sei una merda, Capobastone sei uno stronzo, Capobastone invidioso, rosichi, canale morente. Ma tutti da me vengono alla fine. Tutti da me, quando hanno il culo bucato, tutti da me vengono. La mia maledizione è che tutti da me vengono, dopo. Ma io accetto solo quelli che vengono prima, quelli che seguono il verbo, il Vangelo. Perché come Gesù Cristo, quelli che mi seguono sempre, che mi amano, mi stimano e sanno che hanno fiducia in me, io gliela ripago 10 volte. Tutti da me vengono. Insomma, avete visto anche le università... stanno chiudendo fino al 29 e questo è grave perché ovviamente si sta fermando tutta la catena. Saluti la Diabla, tutta la catena si sta chiudendo. Però che cazzo è successo? Oh, questa roba. No, via. Questi esseri, via. Cos'è che è successo? Albmix... No, ma che è sta roba? Ma qua non le voglio neanche leggere ste robe, Saluti Alcatraz, cosa sono sti insulti? Ma chi è? Ma perché? Ma dov'è finita Lollara? Scusa, era qua? Non c'è più Lollara. Lara è sparita, non so dove è finita. Allora... No, perché sto vedendo che hanno avuto uno screzio adesso, sto leggendo su. Fino al 3 marzo. Vedi. Fino al 3 marzo, mi sta dicendo Gesù Cristo, fino al 3 marzo.
fino al 3 marzo, mi sta dicendo fino al 3 marzo. E fino al 3 marzo, capite che siamo al 22 di febbraio, capite? Sono abbastanza settimane. Ma non lo so, stavano litigando, sto leggendo. Vabbè, ma io non sono qua per fare il badante della scuola. Cioè, scusatemi un attimo. Fatemi dire le cose serie, dai. Allora, qui io vi consiglio fare scorta. Vi consiglio non di acqua, ok? Perché l'acqua funzionerà. Questo è importante. Non sprecate borse della spesa per l'acqua, ok? Perché l'acqua ce l'avete nel rubinetto e non si interromperà. Perché, ripeto, non siamo in The Walking Dead, né in Project Zomboid, né in altro. Quindi l'acqua, diciamo che ci sarà sempre da bere, ok? A meno che voi non vivete in un posto dove avete le fogne collegate al rubinetto, allora lì aspirate la merda, vi escono giù gli stronzi malcacati del vicino di casa. Allora, se vi esce merda dal rubinetto, in quel caso anche l'acqua è importante. Però vi dico, non si interromperà né acqua né elettricità, cioè queste cose qui, tranquilli. La cosa fondamentale è il cibo. È il cibo, è anche la scorta di birra, se bevi, sì. E il cibo, la cosa importante. Cibo in primis. E non comprate le mascherine, Allora, le mascherine sono una minchiata. Questo lo voglio sfatare, questo mito, ok? Questo mito lo voglio sfatare. Le mascherine sono una minchiata. A meno che uno non vi scatarri in bocca, le mascherine sono una minchiata. Basta stare a un metro di distanza da qualsiasi entità personaggifera. E basta, e succede niente. La cosa importante sono le vostre manine e gli abiti e le superfici. Perché se uno scatarra, il virus rimane sulle superfici per circa, sembra 9 giorni, sembra. Io adesso non lo so. Sembra 9 giorni, dagli 8, 9, 10 giorni, non lo so. E sono tanti, è più di una settimana e 2 giorni. E cosa succede? Succede che se tu ti metti la mascherina, ma poi vai a casa e qualcuno ti ha scatarrato in bocca o hai toccato una scatola di fagioli di uno che ci ha sputato sopra, cosa succede? Che tu vai a casa, ti spogli pensando di essere al sicuro, poi metti le tue mani sulla bella scatolina, te le metti in culo, nel naso, in bocca, nelle orecchie, te ne metti strofini bene agli occhi per farti infettare di più e sei a posto, se ce l'hai, capito? Quindi è molto più importante le mani e gli oggetti. Adesso io non dico di fare una roba tipo disinfettiamo, buttiamo nel bagno la mucchina, ci facciamo i bagni in tutte le cose che compriamo, è chiaro che non va fatto. Ma un attimino di logica, un attimino di attenzione, un attimino di igiene personale, fatela, anche se siete dei puzzoni, fatela, soprattutto quando uscite, andate in qualche luogo pubblico, o ad esempio metropolitane, autobus. Allora, io ovviamente, cosa vi devo dire? Evitate di attaccarvi con le mani ai piloni, cioè, io non lo so come fa la gente, ma a me mi viene il vomito. Mi viene il vomito. Sapete quando si appoggiano con le mani sui pali, no? Dell'auto. Ma sapete quanti... Cioè, già non andrebbe fatto in un periodo tranquillo. Figuratevi adesso. Non vi appoggiate con le mani sui pali. Piuttosto o usate un fazzoletto, un giubbotto, anche a far figura di quelli, capito? Ma meglio così. Meglio fare le figure che essere infettati. Fidatevi. Dovevi specificare, ho appena buttato la candeggina in salotto. No, cazzo, aspetta un attimo, cazzo. Non mettere il cane nella candeggina. Ascolta un attimo. Quindi evitate, se andate in metropolitana, fatevi il segno della croce e cercate di non toccare niente. Anzi, meglio se state in piedi in metropolitana. Io sono pure molto, molto in là con i consigli, ma proprio perché non piscio dal ginocchio e voglio evitare ogni situazione. In metropolitana ovviamente non vi appoggiate. Cioè, appoggiatevi, ma non toccate pali né niente, perché il coso rimane 9 giorni. Queste non sono allarmismi, ok? Sono cose da uno che non piscia dal ginocchio. Io non voglio fare la parte del... Sapete quello lì che vive nel camper, che sente gli alieni, si mette la stagnola in testa e dice: cazzo, adesso mi vengono a rapire gli alieni, la terra è piatta, e siamo tutti in un'illusione. Non siamo a questi livelli, questi sono dei coglionazzi, ok? Questi sono dei coglionazzi, sono dei coglioni patentati e mal cacati. Questi ovviamente sono dei decelebrati mentali. Io sto parlando di cose per evitarvi problemi, per evitarvi inculate, per evitarvi di chiamare il 1500.
ok, il numero verde della sanità dedicato a questo. Io voglio evitarvi problemi. Io vi voglio aiutare. Io devo andare allo stato. Tu sei un malato di mente. Tu sei un malato di mente. Tu sai dove devi andare? Al centro di igiene mentale. Allo stadio devi andare. Cioè, questo vuole andare allo stadio. Ma tu sei normale? Ma hanno rinviato le partite. Hanno rinviato le partite di serie B, di serie C. Ma tu ce la fai col cervello? Io devo andare allo stadio. Cioè, ma io veramente, ma io a chi è che sto parlando? A delle capre? Sto parlando a delle capre. Beh. Cazzo, allo stadio. Ti dico che è già pericoloso andare in metropolitana. Vai allo stadio. Cioè, andate ai concerti allora. Benzina. No, io mi do fuogo. No, se papà. Voi, se lei. Se no. Lei non legge questa cosa. La leggo. Cioè, guarda, veramente. Siete. Cioè, Xbacco, io non lo so tu dove sei nato. Io non lo so se sei nato in provetta. O sei sbattuto la testa stanotte. Io non lo so. Ma, cioè. Dai, cazzo, dai, per favore, dai. Cioè, ma voi state veramente. Dovete andare a stadi e cose? Cioè, ma veramente? Ma lo volete capire che hanno chiuso le discoteche? Ma lo volete sapere che le università fino a marzo sono chiuse? Ma voi state scherzando? Ma voi vi pigliate per il culo? Ma vaffanculo te la partita! Ma vaffanculo te la partita! Ma inculate la partita! La partita, ma cazzo, ma questo è l'italiano medio, cazzo. Cazzo, questo è l'italiano medio. Cazzo, Xbacco, io in questo... Cioè, ma io veramente... Tu mi fai esplodere il cervello. Questo è l'italiano medio. Ma c'è la partita. Allora ammazzati. Vai, sputa. Cioè, io sto parlando di cose serie. Sto dicendo, occhio a dove andate. Fatevi scorte di cibo. Evitate situazioni che potrebbero peggiorare. Questo va allo stadio, c'è la partita. C'è la partita. Cazzo, se tu avessi la moglie, dovresti essere cornuto, guarda. Ma guarda, io mi faccio il segno della croce. Nel nome del Padre, del Figlio e del Twitch Prime, amen. Cioè, Xbacco, io non lo so. Tu sei un grande amico da tanti anni, ma io ogni tanto mi chiedo, ma tu ce la fai o no? La partita, ma c'è la partita, mi dice. Mi dice, c'è la partita. Cazzo, ma neanche dovessi andare a scopare. Io ti darei ragione se tu avessi un appuntamento con una figa, no? Ti dice, ma devo scopare. Portatela a casa tua e state lì. Mamma mia, ma no, la partita. No, Borolocco, diglielo tu, Borolocco, che ti sei appena iscritto. Questo vuole andare alla partita. Se mi contagio, corro per l'università e sputo in faccia a tutti i docenti. Bravo, complimenti. Tu sì che sei un grande, bravissimo. Vedo che il cervello è a posto. Vai allo stadio, anzi, già che ci sei, lecca le scale dello stadio. Sì, lecca, che tanto va bene. Big Nick dice, Capobastone nostro dio e padrone. E hai ragione, perché il 24, in tempi non sospetti, io avevo già pronosticato un allarmismo, così chiamato dai soliti, e adesso però non parla più nessuno. Signor Capobastone, ci sono solo due morti per adesso in Italia. Non le sembra di stare facendo un po' di allarmismo? Guarda, Radio Energico... Tu evidentemente non capisci la gravità. Non sono due morti, ce ne saranno molti di più, perché cosa succede? Che qui basta guardare la cartina, la demografia della situazione. Milano appestato, Torino appestato, Padova appestata, Lodigiano appestato, Padova. Ce ne sono tante e domani vedrete che valzer ancora, perché domani ci saranno altre novità. Cosa pensate? Che sia arginato? Il paziente X dov'è? Dov'è il paziente X? Caro Radio Energico, dov'è il paziente X? Io non l'ho visto. Da dove è partito tutto? Da chi l'ha portato in Italia? Ci sono domande che è impossibile adesso beccare, perché c'è un casino. Tutte le persone preoccupate, chi le spiega? Come spieghi tu, Radio Energico, la chiusura delle università, il Lodigiano praticamente vuoto, il Sacco che non accetta più pazienti? Oh, ma il Sacco, che è uno degli ospedali migliori d'Italia, perché è a Milano capitale, cosa succede? Non accetta più pazienti. Ma tu ti rendi conto che se io ho una malattia infettiva che non c'entra niente col coronavirus, non mi curano perché non ci sono posti a Milano? Ma tu ti rendi conto della situazione, della gravità?
Tu non ti rendi conto. Tu non ti rendi conto. Allarmismo. Il mio cazzo fa allarmismo. Il mio cazzo, quando io lo butto in figa, quello sì che fa allarmismo con la figa. Che la figa dice: minchia, capobastone, il tuo cazzo è micidiale, è nucleare. Quello sì che fa allarmismo. Il mio cazzo, però. Ma rendetevi conto della serietà delle cose, ragazzi. Rendetevi conto. Ragionate, ragionate. Voi non ragionate. Voi non ragionate. Quello è il problema. Ragionate col culo, ragionate. E quello è il fatto. Ricordatevi, guarda, basta vedere le cose normali. Le cose normali. Oh, belli di mamma. Ma quando mai si è visto università chiuse? Luoghi pubblici chiusi? Quando mai? Quando mai si è vista una cosa del genere in Italia? Mai, mai, mai. Non si è mai vista. Si è vista adesso. Si è vista in questi giorni. E so cazzi. E la fortuna che adesso l'abbiamo beccata c'è. Ma non si sa con quanti sono entrati in contatto. Perché guardate, vi faccio un esempio, perché forse molti non capiscono. Devo fare un esempio, no? Allora, facciamo finta. Chi è che ha un nonno che è un monello? Uno di voi ha un nonno monello? Cioè, un nonno che parla di figa, un nonno come me, uno un po' come sarò io. No, è sfrusce per sganciare i soldi, è sfrusce. Aspetta, che te lo metto il link, guarda. Guarda, è questo qua. Questo è per sganciare i soldi e aiutare il mio canale che fa, è l'unico che fa informazione. Chi è che ha il nonno? Mia nonna è una monella. No, il Mike, mi serve un uomo. Un nonno monello. Vabbè, facciamo la nonna di Mike, no? Ad esempio, no, vabbè, però devo fare l'esempio maschile perché è meglio l'esempio maschile. Vabbè, prendiamone una a caso, no? Il nonno di Tappeto, che adesso non c'è purtroppo, perché è uno a caso, però mi serve uno che ci sia perché se no non... Vabbè, uno dei vostri nonni, cosa succede? In tempi non sospetti, 2 settimane fa, ecco, il nonno di Nicola, 2 settimane fa è andato a fare turismo sessuale in Cina, no? Facciamo finta, 2 settimane fa, è andato a fare turismo sessuale in Cina. Si è scopato mezza Cina, è tornato senza pensione, ovviamente, e la nonna ha detto: ma scusa, dove sei finito? Ma dove sono i soldi della pensione? Cara mia, così... Prende la pensione di nuovo e infetta ovviamente la moglie. Poi va a puttane, quindi infetta una puttana che infetterà altre persone e via via tutti i clienti. Poi il nonno, cosa fa il nonno di Nicola? Va al supermercato, sputa sulla frutta, sputa sulla cassiera e eccetera eccetera. Va sugli autobus eccetera eccetera. Poi cosa succede? Che la cassiera ha una famiglia, ha degli amici, dei figli. Quello che compra la frutta... ha una famiglia, amici, figli, conoscenti. Magari uno di questi è un docente di scuola che ha contatti con tanti bambini e quindi infetta tutti. E poi le puttane che infettano magari un manager, un operaio. Insomma, avete capito che basta solo il nonno di Nicola, che è un pornomane come me, magari infettato che rientra senza sintomi, cioè asintomatico, per fare una pandemia. Adesso è molto più chiaro? È molto più chiaro la gravità? Basta una persona, una, non serve che siano un centinaio, una. Avete visto solo il danno di un nonno che è andato a scopare cosa è successo? Ma anche se non scopa, basta che prende un autobus, tocca, sternutisce, va al bar. Al bar quante persone ci vanno al bar? Avete visto gli infettati del bar, no? Dell'Odigiano. Basta una persona. Avete capito adesso come girano le cose? Questa attaccherà tutti i familiari, amici. Insomma, basta vedere il film Contagion. Di dove c'è anche qui nel Paltro, quello lì è il classico esempio, no? Che adesso va di moda perché tutti adesso lo guardano, perché dicono: ah, quante cose ci ha preso! Lì però la storia è molto più pesante. Poi vogliono mappare i contatti. Sì, ma i contatti, come fai a trovarli? Mike, i contatti, come vai? Come fai a trovarli i contatti? Cioè, Mike, io ti chiedo, fai finta, prendi sempre il nonno, no? Come fai a trovare i contatti? Cioè il nonno non ti dirà mai che è andato con la puttana. Ok? Non ti dirà mai: guarda, sono andato al bar il 25 gennaio. Perché non si ricorda. Come fai a magari un amico che incontri per strada, che magari prende tutta un'altra strada, come fai? Come fai a ricordarti? Anche lui non può ricordare. Capito? È così. Quindi, allora, e questo è il fatto. E questo è il fatto. Capito? Che basta uno, è un casino. Non puoi rintracciare tutti. Perché una persona
A meno che non sia un recluso in casa o uno ai domiciliari, anche quello è molto pericoloso perché fa venire amanti e altro a casa, è molto difficile perché nella giornata di tutti i giorni hai a che fare con il panettiere, il giornalaio e la persona sull'autobus e poi dai una mano a una signora e stringi la mano a un conoscente e parli con uno, capito? Non puoi rintracciarli tutti e questi qua ovviamente cosa fanno? Hanno altri contatti che hanno a loro volta altri contatti che hanno a loro volta altri contatti e non finisce più. Per questo che vi dico già che è una pandemia, perché è questione di tempo, ne troveranno tanti, perché non puoi. O lo fermavi subito dopo che ha preso 3-4 persone, allora lì sì che lo arginavi, perché lì lo arginavi. Oppure qua, purtroppo la cosa è così. Io vi consiglio, non dico domani perché domani ci sarà una folla di Cristo, perché la domenica è sempre un casino. Io vi consiglio, lunedì, di iniziare a fare una bella scorta di cibo. Poi, se non ci volete, non lo volete fare perché volete fare i grandi geni, fate quello che volete, non sono problemi miei, non sono cazzi miei. Io penso a me e a chi voglio bene. Io vi do i consigli. Poi dopo, se li volete prendere, prendeteli. Non li volete prendere, vi lascio nelle mani del Cristo. Sono queste le mie parole. Avete visto? Con un semplice esempio vi ho fatto capire cosa significa una sola persona infetta. Una. Immaginate cosa succede ad altri. Soprattutto anche nel mondo del lavoro. Se una persona infettata è un infermiere, avete presente con quanta gente ha a che fare? Se è un insegnante, avete presente con quanti alunni, docenti, bidelli ha a che fare? Se è una persona che lavora da qualsiasi altra cosa, avete presente quanta roba c'è da guardare, da quanta gente c'è da contattare, ok? Ma infatti io sto preparando il tutto, preparo principalmente materie prime per produrre tipo pane e pasta. Bravo Marco, Malcolvr. Io ti consiglio anche sacchi di pasta, poi ovviamente frutta nel sciroppata, nella latta. Ti consiglio poi ovviamente, vabbè, l'acqua non mancherà nell'elettricità, quello non vi preoccupate. Però vi consiglio il cibo, perché se delimitano la vostra area dove siete voi e iniziano a scarseggiare le provviste, è un casino. Se tu fossi infetto cosa faresti? 1500, chiamare 1500 e farsi venire, o 112, e farsi venire a prendere a casa. E lì devi curarti per la malattia che hai. Tutto qua, non devi andare negli ospedali, non devi uscire. Capito? Ecco, questo è un altro rincoglionito, no? Questo qua, questo è un rincoglionito che io banno, perché è ovviamente un rincoglionito. È un testa di cazzo. E questo rincoglionito, ovviamente, lui si mangerà l'ovetto Kinder domani, invece di fare le scorte. E dopo lo piglierà in culo. Poi mi busserà alla porta e mi dirà: Capobastone, ti prego, aiutami. Sai, sono quello che ti ha scritto che sei un birbone. E io ti dirò: brutto testa di cazzo, vai a morire fuori dalla mia porta. Fuori. Ecco, questo gli dirò. Capito? Perché è un rincoglionito. Invece di dire cose intelligenti o di farmi domande, e questo mi viene a dire queste cose qua. Quindi, ma ha scritto, Capobastone sei un birbone. Ma ha scritto, capito? Come tutti i mentecatti, il ritardo mentale. Capito? Ma ha scritto ste robe qua. Ma ha scritto, capito? Pensa un po'. Viene qui a dirmi sei un birbone. È come se io venissi a dire, non so, a Topo Gigi: ma cosa mi dici mai? Cazzo, che insulto. Guarda, quasi stoppo la live perché non ce la faccio. Puh! Ma ammazzati. Ma birbo, ma era il modo di dire, dai, il modo di dire, no? Delle solite troiate da bimbi minchia ritardati. Solite cazzate, ma tanto la pagano. O 25 euro, oppure la pagano. Quindi, se no, non entrano più. Quindi, questo è il fatto. No, ma tranquilla, dai, ma l'importante è che è tutto a posto adesso. Adesso io non so dove è finita quella lì, lallo, non mi ricordo neanche dove è finita. È sparita, non so dove è finita. Comunque, mi ricordo quando è uscita la notizia dell'Ebola, tutti in panico, poi alla fine nulla, invece pare che ora abbiano il corona, è proprio un problema. Beh, quello che io vi ho detto, avete mai visto quando uscì la SARS fare un video da me? Avete mai visto città congelate? Questo vi dico, avete mai visto
queste cose qua. Avete mai visto un paese fottuto? Avete mai visto un paese bloccato? Ok? Avete mai visto queste cose qua con la SARS? No. Perché la SARS, dicono, è più infettiva. Sì, però si vedono i sintomi. Si vedono i sintomi. E questo è il fatto. E questo è il fatto. Si vedono i sintomi. Capito? Si vedono i sintomi nella SARS. Qua no. Qua non ci sono i sintomi. Qua li scoprite dopo. Dopo settimane che avete appestato agli altri. Dopo settimane molti sono asintomatici. Quindi, capito? Capito che roba? Capito? E questo è il fatto. Ma poi io vi dico, fatevi le domande serie. Le domande serie sono: è normale che vengano chiuse le università, bar, scuole? È normale che il Sacco, uno degli ospedali migliori, non accetti più nessuno? Vuol dire che siamo in emergenza. Non pisciate dal ginocchio, ragazzi. Io vi consiglio di fare una scorta di cibo. Ma che hai? Sembra che tu abbia un groppo in gola. Per forza, perché mi sto ammalando anch'io, ma non ho il coronavirus io, È la classica influenza, ma perché io parlo troppo, capito? Io tutte le sere sono qui a parlare per 3 ore di fila. Parlo troppo, e quello è il mio problema. E quindi mi tocca questa cosa qui, ma non ho il coronavirus. Ah, vabbè, abbiamo un comunicato. Abbiamo un comunicato oggi fatto da Gesù Cristo. Ma non so se lo posso mandare, perché è una cosa... Vabbè, la mando, dai, aspetta. Allora, io ho un comunicato che ho mandato nel mio gruppo insieme a Gesù Cristo, no? Nel mio gruppo Telegram, di cui ovviamente voi non potete entrare, perché o sfrusciate l'ira di Dio e mi date la vostra bontà e la vostra cosa, oppure non posso farvi entrare perché è sempre un macello e ho a che fare sempre con soggetti subumani che rompono i coglioni. Quindi solamente se voi sarete delle persone fiere, degne di questo termine, potrete entrare nell'elite del mio gruppo. Chi è mannaggia la Santissima? Ma chi è mannaggia la Santissima? Voglio capire chi è mannaggia la Santissima. Comunque, vabbè, andiamo avanti. Il comunicato, ho stoppato la musica, è il seguente, ve lo faccio sentire. Ovviamente dovete stare calmi, ok? Dovete stare calmi. È tutto sotto controllo, ok? Non vi impaurite, bimbi minchia, mi raccomando, non vi impaurite. Vi faccio sentire il comunicato che ho messo nel mio gruppo. Attenzione, warning. Questo è un messaggio ufficiale della Capobastone Industries. Il coronavirus ha fatto breccia nel territorio e sta mietendo vittime tra la popolazione. Si consiglia a tutti i membri di recuperare cibo a lunga conservazione ed isolarsi fino a nuovo ordine. Nessuna specialità francese questa settimana, tantomeno cinese. Lavatevi sempre le mani. Starnutite sempre in un fazzoletto. Pulite sempre le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. Non fatevi prendere dal panico. Capobastone è con voi, non abbiate paura. Pregate il nostro amato Gesù Cristo. Che Dio ci benedica e che benedica la Brogna per la vita del mondo che verrà. Amen. Avete visto cosa mi è toccato fare insieme a Gesù Cristo? Questa qua è l'invenzione di Gesù Cristo, ovviamente, l'ha fatta lui. Però io nel mio gruppo, avete visto, io do... Ma chi è che si sta scrivendo questi nomi? Io nel mio gruppo do anche informazioni, capito? Ma avete visto che ti perché è giusto. Ora vedi, Radio Energico si è sentito confortato finalmente. Vedete che roba? E questo è il fatto. Comunicato alla Fallout. È tipo Fallout, avete presente, no, lo stile? E io e Gesù Cristo oggi ne abbiamo parlato. Abbiamo detto, dai, mandalo sul canale principale. Bello, ci sta, bravo. Nel canale spam, quello lì. Ma perché io ho un gruppo, ma io non posso farvi entrare, capito? Perché se io facessi entrare, ad esempio, prendiamone uno a caso, che ne so io,
fammi vedere uno che non ho mai visto in vita mia. Cioè, qualcuno che non ha mai scritto, scriva. Se io faccio entrare, non so, il Mike, no? Ecco che il Mike non l'ho mai visto. Ad esempio, io non so se il Mike è una persona degna di fiducia. Quindi per entrare bisogna che mi dimostriate la vostra fiducia. Innanzitutto, come si dimostra? Come la dimostrano tanti, stando qua tutte le sere, sfrusciando la carta dello zio Peppe, essendo delle persone sane di mente. C'è un test psicologico da superare per entrare, perché abbiamo avuto personaggi di dubbia qualità. Quindi adesso metto il mio coso, praticamente metto un quiz a risposta multipla, tipo l'esame di guida, per entrare nel gruppo, capito? Perché molti sono degli psicopatici del cazzo. E quindi se tu sei degno di nota, potrai essere scelto per entrare nel vault del bastone. Insomma, andiamo avanti. E questa è la situazione. Io sono contento che siete in tanti stasera, perché almeno avete capito cosa dovete fare. Vi è venuta la strizza, eh? Capo, io sto ancora al test psicologico dopo 10 anni, ma un giorno. Allora, cosa succede? Dovete fare questo. Domani, no, perché domani c'è un casino. Lunedì cominciate a fare quello che vi ho detto io, ok? Dovete fare quello che vi ho detto io. Dovete iniziare a recuperare cibo a lunga durata. Pasta, riso, eccetera, eccetera. Perché, ve l'ho detto, se vi bloccano il quartiere, poi che cazzo fate? Dove andate a mangiare? Mangiate l'erba? Mangiate la merda del cagnolino? Mangiate i semi? I semi dei pappagallini? No, i pappagallini è meglio che non li nomino. Cosa mangiate? Cosa fate? Cosa mangi? Ma cosa mangi? Capito? Cosa mangi? Mangi le piante? Mangi il rosmarino? Mangi? Quindi dovete... Totò Gol ha capito che io sono un profeta. Io vi porterò nella terra. Però la situazione, sai cos'è? È che questa è molto grave, molto grave. E dovete, ovviamente, non c'è da fare allarmismi, c'è da non pisciare dal ginocchio. Ricordatevi sta roba. Quindi non pisciate dal ginocchio. Quindi è così, non pisciate dal ginocchio. Me mangio il gatto e il cane. No, no, non va bene, perché finiti quelli cosa fai? La carne di pangolino è ovviamente sconsigliata altamente. Però vedete, se avete fatto come vi ho detto io, no? Avete gli hamburger surgelati nel freezer, avete le patatine, avete i nugget di pollo di Amadori, avete la pasta, avete la carne, avete le pesche sciroppate, e allora potete sopravvivere, vedete? E invece, se siete dei cornuti, senza fidanzata ovviamente, cornuti proprio con le corna, oltre a non passare dalla porta, praticamente siete in una situazione che dovete uscire e chiedere aiuto. Io non ho cibo, non ho cibo, perché quando Capobastone diceva ste cose sono stato talmente figlio di cagna che sono andato allo stadio insieme a Xbacco a vedere la partita come un coglionazzo e a pagare i calciatori di merda che sono delle merde. Però Capobastone aveva ragione, e adesso non c'ho cibo, non c'ho le gallette, non c'ho il muesli, non c'ho il cioccolato fondente. Il cannibalismo però, cara bella di mamma, il cannibalismo bella di mamma si fa, prima di tutto è impossibile, perché lo sapete cosa vuol dire mangiare carne umana, no, non ve lo consiglio. E soprattutto bisogna lottare, capito? Se tu vuoi fare il cannibalismo devi lottare. Se non sei una forza, se non sei forte, se non sei... cosa... perdi, vieni mangiata tu, capito? Quindi... Io, datemi retta, lunedì andate a fare la spesa, datemi retta. E Serie C, cosa vuoi che prendo? Oh, bello di mamma, hanno sospeso le partite di Serie B, di Serie C, del basket e del calcio. Ma allora non ci capiamo, ma tu vuoi vedere la partita? Guarda, io non... Guarda, Xbacco, veramente... Io più ti conosco, io già lo dovevo capire dalle mascherine che mettevi su Instagram che eri uno psicopatico, ma adesso ho capito molte cose, cioè tu preferisci il calcio che sopravvivere. Come un testa di cazzo oggi mi ha scritto, devo rimettere la musica, oggi mi ha scritto un coglione, no? Su Instagram, e mi dice, cazzo Capobastone, hanno annullato la partita di basket della mia scuola, ma si può, così me l'ha detto, ma si può. Cioè così, ma su Instagram gli ho risposto, ma tu ce la fai? Gli ho detto, ma tu ce la fai?
Quelli ti hanno salvato la vita. Ma tu ce la fai? Ma siete normali? E poi voglio dirvi un'altra cosa. Poi domani esce il video, ovviamente. C'è un'altra cosa che vi devo dire. Molto importante. Questa è fondamentale. Questa è meglio che l'ascoltate. Fidatevi. Allora, noi siamo in una società di gente che non sta bene. Ma non dico Xbacco, no? Perché vedete, Xbacco non sta bene. Allora, domani allo stadio mi spara un Vin Brulé. Sì, bravo, bravo, bravo. Il Vin Brulé ti protegge. Ma mo vedo di seguirti anche... No, su Instagram mi dovete seguire assolutamente. Anzi, qua... Allora, cosa succede? È assolutamente imperativo. Imperativo che voi vi seguiate. Ascoltatemi bene, che questo è importante. Quando sono nato io, negli anni 80, ma io ho 18 anni, la popolazione era sana. Quando io andavo a scuola, mi ricordo, all'ora di mensa, si mangiava tutti insieme con la maestra e tutti i bambini avevano la stessa cosa. C'era la pasta, tutti mangiavano la pasta. C'era la carne, tutti mangiavano la carne. C'era il pesce, tutto il pesce. C'erano i piselli, tutti i piselli. Tutti uguali. C'era il budino, si mangiava il budino. Oggi, se vai in una mensa di scuola, elementari, media, quello che cazzo vuoi, c'è quello lì che è intollerante al lattosio. C'è quello che è intollerante al buco di culo. C'è quello che è intollerante al formaggino. C'è quello che è intollerante alla pasta. C'è quello che è celiaco. C'è quello che... C'hanno tutti i problemi. Ora, dove voglio arrivare col discorso? Che la gente dice, ma sai, il coronavirus ammazza solo quelli deboli, i vecchi, i giovani. Ma siamo un paese di vecchi e un paese di giovani. Capito? 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 Allora capite? Capite? Dove voglio arrivare? Ecco, io sono... Ecco, vedi, Manuel è celiaco, ad esempio. No, non può mangiare le stesse cose. Ecco, allora, dove vogliamo arrivare? Dove vogliamo arrivare? Voglio arrivare al fatto che oggi, se succede una pandemia, come io mi auguro di no, perché io mi auguro sempre il meglio. Io cerco di augurarmi il meglio, cerco di essere sempre giusto, cerco di augurarmi il meglio. Ma se dovesse accadere qui, sarebbe un danno, perché ci sono più vecchi che giovani in Italia. E molti hanno problemi anche tra i giovani. Quindi datemi retta. Datemi retta. Ok? Datemi retta. Fidatevi di me. Fate quella minchia di spesa lunedì e portatevi a casa roba di lunga durata. Datemi retta. Ah... Jack is Black, ma che discorso è? Vedi, non, Jack is Black non ha capito. Non ho detto che nessuno era celiaco. Oh, madonna, ma mi fate sprecare tempo, ma tanto. Mi fate sprecare un sacco di tempo che io non ho. Ho detto che se tu guardi una mensa degli anni 80, dove io sono nato, e guardi una mensa di oggi, capirai che oggi ci sono 15 cibi diversi. Nella mensa in cui mangiavo io non c'era nessuno che mangiava diversamente. E oggi tu vai in qualsiasi mensa e vedi, ragazzi, che ognuno c'ha il suo menù, perché ognuno c'ha i suoi problemi. Io non voglio spiegare le cose, perché mi sembra di spiegare A viene prima di B, che viene prima di C, che viene prima di D. Cioè, mi sembra di spiegare l'ovvio. Non voglio spiegare l'ovvio, perché l'ovvio non lo voglio spiegare. Cerco di spiegarvi le cose come stanno, però dovete capire le cose, no? Ok? È normale, ma perché? Io vi dico anche la risposta, perché oggi siamo in una società malata. Gente che si droga, fuma, e i ragazzini iniziano a fumare a 12 anni, gente che ha problemi, ma di tutto. No, no, dai, vai a casa, vai a farti qua, via. Ecco, questi sono i soggetti... Questi sono i soggetti che vanno eliminati, perché sono la merda. Ok, questi sono la merda. Questi soggetti sono la merda. Ma questi soggetti vengono eliminati, non c'è nessun problema. Questi, ecco, per loro non c'è neanche bisogno della come si chiama? Della cauzione, perché se questo mi sfruscia 25 euro, io questo non lo sbloccherò mai. Mai. Quindi, via. Ma io vi dico le cose giuste. Ma io non piscio dal ginocchio. Ma io il 24 gennaio, mentre sto gran cazzone si stava facendo le seghe, pensando, ma sì, tanto è lì, io già vi avvisavo, quindi io posso parlare.
Ma andiamo avanti. Ci sono anche le prove, no? Ci sono anche le prove, i conservanti, l'aggiunta di tutta la merda. Avete visto, no? Che hanno eliminato l'olio di palma, perché... Insomma, è questo il fatto, ok? È questo il fatto. Bisogna capire le cose come funzionano, ok? Le cose funzionano così. E non c'è niente da fare. Basta guardare una mensa degli anni 80 e di oggi. Ma non è una cosa... È una cosa sotto gli occhi di tutti. Vedi, Jodez dice: hanno chiuso il Politecnico, torno a casa in Veneto o resto a Milano? Io ti consiglio di stare a Milano a farti una bella scorta di cibo, perché qui abbiamo le attrezzature migliori. Piuttosto stai qui, perché qui abbiamo veramente le attrezzature migliori. Però devi farti una scorta di cibo. Politecnico chiuso, ok? Allora di cosa stiamo parlando? Di cazzo? Di cazzi? Saluti, buonasera, saluti, mi sa che la tua laurea non la vedi quest'anno, buonasera. Mi sa che chiudono tutto prima. Buonasera, mi sa che quest'anno non ti laurei. Pure in Abruzzo c'è stato... ma adesso arrivano nei prossimi giorni, vedrete nei prossimi giorni, perché il contagio si espande. Abbiamo beccato tardi. Quindi, e questo è il fatto. Poi l'acqua non manca, l'acqua non mancherà dai rubinetti, neanche l'elettricità, né internet, ok? Queste cose no, vi dico, non mancheranno. Però dovete considerare l'effetto cibo molto, molto seriamente, soprattutto se avete dei figli o dei parenti che magari non possono autosostenersi. Questo dovete stare molto attenti. Ma io faccio quello, io vi dico le cose che fa. Poi se non volete seguirmi, fate come quel coglionazzo di prima, che viene a dire puttanate, no? Viene a dire puttanate. Quello lì è uno che domani uscirà di casa, no? Andrà in metropolitana, si toccherà il culo, toccherà le porte, toccherà le maniglie, poi se le ficca in gola, no? Perché si farà un fisting via bocca. E dopo, oh, sono stato infettato! Dopo dirà, guardate, sono un coglione perché non ho seguito Capobastone. Quindi... Beh, in Antartide sì, anche lì te lo becchi. Certo, è molto più difficile nel freddo, perché è molto più difficile. Però, sai, tutto può essere. Quindi, prendete roba surgelata, alimenti di lunga conservazione, frutta secca soprattutto. La frutta secca fa benissimo e poi si mantiene a lungo. E prendete, non dico le pizze surgelate perché fanno cacare, no? Ma prendete tipo i nuggets da surgelare, i polli di Francesco Amadori, non so, prendete anche dolciumi a lunga conservazione, no? Di solito la cioccolata dura un anno, prendete quella, cioè le barre di cioccolato, cioè fate, azionatevi, svegliatevi, tanto per avere il culo parato, capito? Saluti Gran Porco e Maiale. Tanto per avere il culo parato, metti che non succede niente, meglio, ok? Meglio. Se non succede niente, chi se ne frega? Lo so che sta valutando di chiudere. Lo so che non... Ma, buonasera, ma secondo te io piscio dal ginocchio? Io il 24 gennaio ho fatto quel video a fare. Secondo te? Quando dicevo che bisogna chiudere, bisogna agire subito, c'è ancora il video con prova. Secondo te, buonasera, io piscio dal ginocchio? Per quello che sono un maestro di vita, la gente quando entra in live mi chiama maestro. Capito? Perché non piscio dal ginocchio. Stai parlando della Grecia, pensi che è immune? No, neanche la Grecia è immune. Perché è immune? È immune per che cosa? Sai quanti turisti vanno in Grecia? Sai quanti turisti? La Grecia sarà uno dei paesi colpiti, ovvio. È normale, perché la Grecia cosa c'ha? La Grecia, come tutti i paesi, è stata colpita, l'Africa è stata colpita. Tutti i paesi, questa cosa passerà ovunque. Cioè non c'è un paese dove non passa. O blocchi tutto e fai tamponi, allora in quel caso lo puoi isolare, ma anche in quel caso ti dico, ci sarà sempre qualcuno che si infiltra nel paese di nascosto. No, non moriremo perché, per fortuna della Madonna di Gesù Cristo, diciamo che non è così mortale da dire minchia moriremo tutti. Meno male, è un po' come l'influenza, solo che io ripeto, in Italia i giovani e i vecchi hanno molti problemi, e poi anche tu che magari hai 20-30 anni, non puoi sapere se non hai patologie. Metti caso che non sei più andato all'ospedale perché ti senti bene, ma magari hai difficoltà respiratorie a cui non hai mai dato peso. Ti prendi quello? È un attimo, Troppe cose strane successe di recente. Potrebbe essere un apocalisse. No, apocalisse no. Ve l'ho detto, io non sono l'allarmista che pensate. Io vi dico le cose come stanno. Cibo da recuperare.
Questa è la prima cosa che dovete fare lunedì. Saluti Sandbreaker, saluti. Cibo il lunedì. Allora, voi i vostri obiettivi, se volete evitarvi i problemi, sono: grazie Sandbreaker per l'abbonamento. I vostri obiettivi sono cibo, prima di tutto, medicine, e poi se avete altre necessità, prendere una scorta di tutto quello di cui avete bisogno. Voi dovete immaginare questo, immaginate questo scenario, che per mesi non potrete prendere più niente, né comprare da internet, né comprare da... Fate questa idea, pensate questo, tipo le pumatine, le aspirine, la mucchina, occhio, perché la mucchina, adesso che sta vendendo tanto, non ci saranno più e costerà molto di più. La mucchina, tutto, voi dovete prendere tutto, fate finta che per mesi non potete andare a fare la spesa, ecco, vi mettete in questa intelligenza qua, mettetevi in questo pensiero, per mesi non potete andare a fare la spesa, dovete prendere tutto, ok? Dentifricio, spazzolino, fate finta che non potete andare a fare la spesa, io sarò paranoico, Mr. Royal, tra due settimane ne riparliamo, va bene? Tra due settimane ne riparliamo, Mr. Royal. Tra due settimane, ti dico due settimane, sono anche gentile. Fidati, sono anche molto, molto, molto espansivo. Dopo ne riparliamo. È un po' come il 24 gennaio, quando... No, ma tanto è là, figurati, no, abbiamo chiuso gli spazzeri, tutto a posto. Ne riparliamo dopo, fra due settimane. Devi rapire le sorelline, prendi cibo, medicine. appunto, capito? Ah, anche la pillola del giorno dopo, capito? La maschera antigas non serve a un cazzo, ve l'ho già detto. Che bello che sei, mamma mia. Quanto sei bello di mamma. Tu sei quel coglione di prima, eh? T'ho indovinato che sei quel coglionazzo di prima. Che bello di mamma che sei. Bello di mamma. Capo, gli unici che potranno continuare a lavorare senza rischiare sono gli streamer. Sì, pensa un po' come va avanti la categoria solo con noi. Come cazzo va avanti? Chi è che produce le aspirine? Chi è che produce? Chi è che fa? Bello di mamma. Cazzo, gli streamer. Guarda, te lo dico io. Con noi, solo l'informazione. Cioè, con me, aspetta. Con altri, vedi la brogna, vedi quelle che si ciucciano i microfoni. Con me, almeno hai l'informazione. Io sono tipo... tre cani. Quello lì di Fallout. Avete presente quello di Fallout della radio che continuava a trasmettere nella zona contaminata, che vi diceva: attenti a tutti, la zona contaminata. Ecco, io sono questo. Però io vi salvo la vita almeno, vedete. Gli altri vi mostrano la brogna, giocano a Fortnite, io vi salvo la vita. Ma io vi dico un'altra cosa, per tutti quelli che stanno al centro-sud, no? Perché molti dicono: vabbè, dai, tanto al nord. Ragazzi, purtroppo c'è la globalizzazione. La globalizzazione permette, con un semplice treno di 3-4 ore, di andare da Milano a Roma. E con un altro treno da Roma in Calabria. E con un piccolo traghetto in Sicilia. Tutta Italia vedrete quello che succederà tra qualche giorno. E io mi auguro di sbagliarmi. Io mi auguro di sbagliarmi, perché io mi auguro di sbagliarmi. Cioè, io veramente sto veramente davvero augurandomi di sbagliarmi. Ma purtroppo c'ho una parte di me, cioè quella che ha sempre ragione, che purtroppo mi dice che qua la falla non è finita, la falla è ancora aperta. Io spero di sbagliarmi. Guarda, se mi sbaglio chiederò scusa in ginocchio, ma io sono sicuro che anche stavolta purtroppo ci prenderò. Quindi, sì, di cui tre in ritardo, ma tanto arrivi, ok? O per farvi capire che arriva un aereo da ogni aeroporto, atterrano e decollano aerei. Guarda, fra, questo governo è una massa di rincoglioniti, incompetenti, ladri, figli di puttana, avete preferito fare i soldi avendo tenuto aperte le frontiere. Ma questo è normale perché purtroppo la gente ha votato i falsi perbenismi, i falsi perbenisti, tutta quella gentaccia lì. Io ovviamente, se dopo 50 anni il primo a cui ho fatto i complimenti è il ministro Speranza, un motivo c'è, no? Il primo politico ministro a cui io abbia mai fatto i complimenti anziché insultarlo è lui, quindi vedi te dove siamo arrivati. Com'è possibile che in altri paesi europei non ci sia tutto questo disastro? L'Italia è veramente la... sai perché, Wizze? Sai perché?
caro Wizze, perché qui abbiamo una concentrazione di perbenismo comunista. Questo è il problema. Il perbenismo comunista. E questo è il problema. Perché in altri paesi comunque i controlli ci sono. Qua abbiamo pensato che comunque bastava bloccare gli aerei, invece ci siamo ritrovati un cazzo in culo. E questo è il problema. Secondo me, come... secondo te come potremmo ovviare a questo? Ora che ora è ingestibile. No, è gestibile se... allora, la cosa non è ingestibile. È gestibile perché, ancora, ti ho detto che le frigne le dovete dire nel reparto frigne. Dovete scrivere nel reparto della Peg Perego, della Chicco. Scrivete una mail alla Chicco e dite: Capobastone non fa più Minecraft e quindi piango e sono triste. Io è un figlio di puttana perché non fa più Minecraft. Scrivete alla Chicco. Scrivete alla Chicco e vi rispondono loro. Nel reparto assistenza. Allora, cosa succede? Non è ingestibile, si può gestire. Bisogna però mettere veramente, veramente mano alla situazione. Non fare: ah, tutto bene, via, siete liberi di andare. Oppure facciamo il termoscanner. Il termoscanner lo faccio in figa tua madre, il termoscanner. Non serve a niente, non serve a niente. Ci sono gli asintomatici, chi non ha la febbre. Se tu fai il termoscanner a un falso negativo, cioè a un positivo, cosa fai? Non concludi niente, lo lasci andare a impestare. I termoscanner li dovete mettere in culo. In culo li dovete mettere. Però finché gli aeroporti saranno pieni di termoscanner, sono inutili. Bisogna fare il tampone e la controprova poi. Cioè non c'è solo da fare, cioè è un lavoraccio incredibile. Perché quando, fate caso, no? Mettiamo che il Bonez arrivi dalla Cina positivo, no? Prendo uno a caso il Bonez. Il Bonez scende dall'aereo tutto bello con la camicetta, no? Dopo che ha fatto i suoi giri di affari con il Rolex al polso. Arriva lì, gli fanno il termoscanner. Negativo, vai. Perché non c'hai la febbre. Il Bonez impesta la famiglia, gli amici, doveva fare la spesa, eccetera, eccetera. Mentre se il Bonez avesse avuto il tampone, primo sarebbe risultato positivo e sarebbe messo in quarantena. E poi gli sarebbero fatti altri esami, tra cui l'esame secondario, cioè una controprova, perché se risulta negativo allora si fa il terzo. Oppure, se sarebbe stato di nuovo convalidato come positivo, non avrebbe impestato altre migliaia di persone. Ma queste cose non vengono fatte, vengono lasciate andare queste persone qui, capito? E questo è il fatto. Ho visto, t'ho preso come esempio per far capire bene che il termoscanner non serve a niente. Fatto sta che non aprivano le frontiere. Certo, ma normale, ma viviamo in un paese così, che ti vuoi fare? Se c'è uno ha la febbre e gli altri faranno scanner della mia pelle, come fai a capire se uno è infetto? Appunto, ma poi magari uno ha la febbre. Adesso poi il bello, sapete qual è? È che poi tutte le disgrazie non vengono mai sole. È che adesso c'è la storia dell'influenza stagionale. Capito? La storia dell'influenza stagionale. La cosa bella è che c'è l'influenza stagionale. Quindi molti vanno all'ospedale, perfettamente sani con la semplice febbre, che vengono scambiati per magari coronavirus, oppure devono fargli gli esami, si intasano gli ospedali. È un macello. Bisogna chiudere immediatamente tutti i luoghi finché non si calma la situazione. Poi per qualche settimana appunto saranno chiuse le cose. Però vedete lì il fatto? E questo è quello che vi voglio evitare, che in quelle 2-3 settimane che sarete isolati, magari nel vostro paese, se avete cibo, come vi ho detto io, state a casa, non c'è nessun problema. Ma se non avete cibo, cosa fate? Vi mettete a rischio voi e la famiglia. Datemi retta, lunedì andate a fare scorte, datemi retta, andate a fare scorte, ve lo dico per voi, tanto male che vada consumate tutto. Male che vada, fate una bella spesa, consumate tutto nel tempo, non succede niente, speriamo che io mi sbagli. Quindi, ok? Io vi dico questo, poi fate quello che volete. Poi fate quello che volete come sempre. Come sempre, basta che dopo non bussate alla mia porta, non mi dite: Capobastone, ma io sono rimasto senza cibo. Adesso esci e vai a caccia, coglione. Vai a caccia. Belli di mamma. No, perché quando io parlo... Ormai sono 10 anni di onorato servizio, dal 16 novembre 2010 che io dispenso saggezza. Chi non mi ha ascoltato l'ha preso sempre in culo.
Sono di Como, hanno portato stanotte uno Lodi qui all'ospedale, le scuole restano aperte, tutto aperto. Sì, ma guarda, adesso poi vedrete nei prossimi giorni. Io domani non uscite. Domani non uscite, che domani è un macello. La domenica è invivibile. I supermercati la domenica sono invivibili. Andate lunedì, tanto c'è tempo ancora. Fidatevi che c'è tempo. Quindi, no, Amaranto, stai buono che è meglio. Stai buono che sennò ti devo censurare. Stai buono. Stai buono perché ti vedo peggio di quando si parla di donne, quindi ti vedo peggio infogliato. Si parla di queste cose, l'Amaranto è una bestia. Però mi serviva Tappetino stasera, perché anche volevo sapere la sua da Tappetino. Però quando si parla di cose serie, Tappeto si fa le seghe. Io vado domani mattina alle 7 che sono mattiniero. Domenica è un casino andare a fare la spesa, fidati, vai lunedì. Io godo da Dio. Già ti guardavo quando entravi nei server di Minecraft. Sono contentissimo, Dragon Tomma. Vedo che c'hai un bellissimo Twitch Prime. Se non sai a chi darlo, abbonati. Abbonati. Anzi, non lo sai a chi dare, perché chi meglio di me lo puoi dare a chi? Quindi non ce n'è. Allora, questa è la faccenda. Cazzo, a me viene da ridere perché sto spiegando le cose che sono basilari. Sono talmente basilari che io dico, ma com'è possibile che le devo pure spiegare? Pensate che stasera volevo giocare e poi ho detto, no, ma è più importante sta roba qua. Uno mi ha scritto su Instagram, no? Ma io spero che tu torni su Minecraft. Io ho detto, ma tu ce la fai? Ma sei normale? Ma sei normale? Inizia ad aprire il portafoglio e aiutarmi, piuttosto che chiedere Minecraft. Ma questa è la gente così. Per ogni abbonamento al canale di Capobassone si salvano... Ah, certo! Perché io posso fare più serate in live. Sono più incentivato e poi soprattutto posso vivere. Posso andare a fare la spesa. Posso pagare le bollette, la bolletta del telefono. Quindi altrimenti io un giorno o l'altro scompaio e dite addio al vostro salvatore. E dopo voglio vedere a seguire i sopravvalutati che sparano con la pistolina. Pio, 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 Minecraft, pio, pio, pio. Cazzo, Fortnite, pio, 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 pio. Bello, e tu gli chiedi, ma scusa, ma il coronavirus, scusa, sto giocando. Se vuoi sfruscia, pio, 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 pio. Ma va a cagare, va. Va a cagare, va a cagare. No, ti prechi, non scompari. E allora aprite i portafogli. Come ha fatto ieri il Duca Conte. Ieri il Duca Conte ha sfrusciato, come potete vedere. Grazie al Duca Conte la mia interattività con voi aumenta, continua. E sarà ancora così per tanto. Grazie a chi apre il portafoglio. Perché io vi aiuto. Perché guardate che queste cose, no? Uno potrebbe dire, io le so già. Beh, non tutti le sanno già, eh. E soprattutto io vi faccio riflettere sulla questione, no? Perché molti di voi... potrebbero dire, sì dai, tanto si risolve. Non si risolve niente. Vi dico già subito come andrà. Prossimi giorni, altri infettati in altre città. Non ci credete? Aspettate domani, dopodomani, dopodomani ancora. Poi mi verrete in live e mi direte, cazzo Capobastone, ti ricordi sabato sera quando avevi detto ci saranno altri infettati in altre città? Cazzo, avevi ragione. Come al solito, purtroppo. Come al solito. Oggi ho fatto una previsione nel mio gruppo, ci sono tutti i testimoni, Erbarone sta nel mio gruppo e testimone, che ho detto, ragazzi, vedrete che tra un po' arriverà nelle grandi città. Dopo qualche ora è arrivata la notizia, prima appestato a Milano e prima appestato a Torino. Ovviamente cosa devo fare? Cosa devo fare? Tu sei il mio maestro, io ti sto sempre a sentire e mo mi stai facendo cacare sotto. Tu a Napoli puoi stare ancora tranquillo per qualche periodo, però ti ricordo... A Napola devi fare scorta di cibo a lunga conservazione. Capito? A lunga conservazione. Quindi a lunga. Anzi, fatemi andare a cercare le news. Fatemi andare a cercare un attimo le news. Guarda, così vi parlo in diretta di quello che sta succedendo, perché sta succedendo un macello. Adesso appena trovo la pagina giusta dove io mi informo sempre. Eccola qua, forse è questa, sì, no. Forse non è questa. Dove cazzo è finita la pagina? La pagina giusta, cazzo. Aspettate un attimo che la sto cercando, Cazzo di sport di merda, vaffanculo. Vediamo se riesco a trovare la pagina giusta, ma non la trovo. La devo cercare con l'altro browser, perché ovviamente è come al solito. Allora, vediamo, ecco, vediamo se è quello lì che dico io. Ah, ok, anche quello, bravo, grande Gesù Cristo, bravo. Però mi serve un'altra pagina che io seguo sempre, ma non riesco più a trovare, perché ovviamente
La Madonna è sempre così. Quando c'hai bisogno. Oh, ho trovato. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Allora, innanzitutto, un minuto fa è terminato il Consiglio dei Ministri. Cioè, capite che roba? Cioè, siamo arrivati punto per punto, no? Allora, il vabbè, questo qua è del presidente Mattarella, che lasciamo stare, che è tanto inutile. I casi in Veneto salgono a 16. 16 casi in Veneto. Ok? Sono 16. Annullata la festa di Radio DJ, era programmata per il 25 febbraio. Oggi siamo al 22. Ok, no, Mattarella, io le cose degli inutili non le leggo, ok? Non lo leggo, Mattarella, non lo leggo. Allora, perché sono, è come il Papa, no? Che dice, fate la pace, tutto bene, la guerra è brutta, dobbiamo aiutarci. Tutte belle parole, ma io voglio i fatti, capito? I fatti, quelli che contano nella vita sono i fatti. Quello che mi dice, capobastone, io ti sfruscio. No, tu fallo, tu fallo. O capobastone, io ti seguo, ma fallo però. Beh, seguimi veramente, io ti seguo, sei sparito. E se non mi segui più, i fatti, mi contano i fatti, mi contano i fatti. Allora, cosa parliamo? Annullata la festa di Radio DJ, era in programma per il 25 febbraio. Grande Johnny che sei iscritto. Johnny, che ti hanno fatto, Johnny? Quindi, oggi siamo al 22, annullata una festa tra 3 giorni, ok? Poi, le regole da seguire le sapete tutte. Ah, eccolo qua. A Stresa è stato annullato un evento con 4.000 ospiti. A Stresa, sul Lago Maggiore, si trova. Almeno 4.000 persone. L'evento organizzato da Global Pesca, sarà una cosa di pesca sicuramente. Beh, Global Pesca non è mica di pipe gazzose. Una società che si occupa di distribuzione di prodotti alimentari per la ristorazione collettiva, era in programma al Regina Palace Hotel di Stresa da domani a mercoledì 26. Annullato. Annullato sul Lago Maggiore. Quindi se c'è qualcuno sul Lago Maggiore, io vi consiglio lunedì di fare la spesa. Ve lo consiglio, se non domani, già che ci siete. Forse è meglio che andate domani. Quindi, capite che roba? Ecco, poi mi sta dicendo Fenix che forse domani annullano l'Inter. Io non lo so. Già qualche partita di Serie B, C e di calcio e di basket è già stata annullata. Eventi sportivi, carnevali, tutto annullato. Da me che abito a 30 km da Padova hanno annullato la festa della chiamata. Ma è normale! È normale perché non sanno chi siano tutti gli appestati. Non sanno perché magari Manuel da te è passato uno e ha sternutito e tu non sai chi è appestato. Se fai una cosa così, tutti i partecipanti vengono infettati, capito? Quindi, e questo è il fatto, questo è il fatto. Poi, andiamo avanti. 40, allora... Sentite, controlli su 40 amici, 2 medici contagiati a Pavia. I 40 amici sarebbero quelli lì dei famosi tizi appestati, no? Col marito, la moglie. 40 amici, 2 medici sono stati contagiati a Pavia. Domani mattina ci sarà un altro vertice della prefettura a Torino, quindi Torino è un'altra città presa, e quindi anche lì ci sarà un'altra conferenza della prefettura. A Piacenza hanno chiuso le scuole. Ma è normale. Anche in tutta Europa, in tutta la Lombardia. In tutta la Lombardia. Perché vogliono evitare un contagio. Vogliono evitare un contagio. E questo è il fatto. Poi andiamo avanti, che non è finita. Non è finita. Sentite qua, perché c'è diciamo da ridere, ma ci sarebbe da preoccuparsi. Allora, vabbè, è guarito ricercatore di 28 anni a Roma oggi pomeriggio, lo sapete. Poi, governo sente le opposizioni e regioni, anche questa è inutile, perché è un'inutilità. Università chiusa in Lombardia, Veneto e Ferrara, anche chi abita a Ferrara, anche lì tutto chiuso. Il secondo caso del morto è stato il 71enne a Milano, quella lì è ricoverato. Domani a Torino testa familiari del contagiato, quindi domani si inizia un'altra bel ballo della Catalogna. Un altro bel ballo, un'altra bella festa. Cioè bisogna i parenti che poi saranno in contatto con amici, con altri parenti. Insomma, ci sarà una pandemia di un'altra bella pandemia. Perché questa bisogna chiamarla così, no? Perché come fai a sapere i parenti con chi sono stati a contatto? Sono andati a fare la spesa, sono andati a toccare un carrello, cioè è un macello. È come non prendere l'influenza, capito? Se non la prendi, se stai in isolamento. Io domani devo andare a Torino, condoglianze, no, beh, domani è tranquillo, cioè, qui si parla ancora di, però, diciamo che io andrei a fare la spesa lunedì,
Io andrei a fare la spesa se fossi in voi. Poi dopo, io abito vicino a Teramo, secondo te mi... Ma certo, perché nessun posto è tranquillo. Allora, io ti ho detto, Makuz, che adesso con la globalizzazione nessun posto è isolato. Neanche le isole. Basta un infetto che prende un aereo, gli fanno il termoscanner, cioè una cagata inutile, scende, va nel tuo hotel e sei a posto. Nella tua città sei a posto. Sei preso. A Catanzaro ci sono due sospetti. I sospetti io li prendo con le pinze, perché poi magari molti sono falsi, sai, sono polmoniti. Bisogna vedere. Finché non ci sono i test, io quelli li prendo proprio con le pinze. Quando si ha la conferma, allora si può iniziare a parlare. Quindi... Allora, sembra che ora con il Consiglio dei Ministri isoleranno davvero Codogno, Casale, Castiglione, Somaglia, Maleno e Fombio. Io questi paesi, Fombio non l'ho mai sentito. Però, certo, è normale. Normale. È tutto normale. E per quello che io vi dico, se voi abitate in uno di questi paesi, ad esempio Codogno soprattutto, Casale, cosa fate se non avete cibo? Io per questo che vi dico, procuratevi del cibo, tenetevi delle scorte, ma per voi, per la vostra famiglia, ok? Per la vostra famiglia, soprattutto se avete dei bambini, dei fratelli più piccoli, pensateci queste cose, ok? Pensateci, ragionate. E io non è che ve le devo dire io, però ve le devo dire io, perché se tu vai in un'altra live, o c'è quella che si sfrega la figa sul palo, o c'è quella che fa i pompini al microfono, c'è quello che gioca a Minecraft, a Fortnite, nessuno ve le dice, ve le devo dire io. E quindi ve le dico io, meno male, voi vi salverete, grazie ai miei consigli. Vi salverete da tanti problemi, e anche i vostri parenti si salveranno. Perché ricordatevi che tu, anche se voi siete tutti uomini duri, di 20 anni... E voi pensate, ah, io tanto, figurati. Guardate che è più pericoloso di quello che si sembra, eh. E poi soprattutto lo facciamo per chi vogliamo bene. Per le persone magari più anziane, per le nonne, per i figli. A quello. Ha ragione, se chiudono i supermercati, capito? L'acqua ci sarà, perché l'acqua va. Internet va, l'elettricità va. Quello andrà sempre, su quello ti posso assicurare che non ci saranno mai problemi. È il cibo il problema, è il cibo che ti metti sotto i denti. E quello è il problema principale, l'unico problema, eh. Cioè, quello è il problema. Perché se chiudono la tua zona, so cazzi. Sono veramente cazzi. Fidati. Perché poi dopo la chiusura non è di un giorno, due o tre. Potrebbero essere due, tre, quattro settimane, un mese. Chi le sa, chi lo sa. E quello è il problema, capisci? Bisogna stare attenti. Io andrei a fare la spesa lunedì, se fossi in voi. Io infatti lunedì vado, perché non piscio dal ginocchio. Saluti Mr. Mike. La guida alla sopravvivenza offerta dalla Capobastone Industries gratis. Cioè gratis, con il contributo di gente che ha sprusciato. Altrimenti io, a quest'ora, sapete dov'ero? Ero a giocare a No Man's Sky. Ero a esplorare i pianeti, a prendere l'uovo per la nuova navicella biologica. E invece sono qua con voi per consigliarvi... È special, capito? Io sono special, perché io vi dico le cose vere. Quindi, lunedì andate a far la spesa. Anche se abitate in una zona dove non c'è niente, andate a far la spesa. Perché da un attimo può cambiare tutto. Ma non è la fame che uccide, l'ignoranza... No, no, è anche la fame che uccide. Fidati, perché quando non hai niente da mangiare, sei relegato in casa, dopo lì fidati che non è l'ignoranza, è la fame che ti uccide. È la fame, e io non piscio dal ginocchio. Guardate che qua, ragazzi, voi non avete ancora capito. Cioè, molti hanno capito, per fortuna, ma alcuni no. Che se la Cina si ferma e quelli sono nati per lavorare, vuol dire che c'è qualcosa che non va, eh. Se le aziende non lavorano più e vengono bloccate, c'è qualcosa di serio. Per il vaccino serve da un minimo di un anno, a un massimo anche di due o tre, ma un minimo di un anno. Cioè, voi non avete capito che un minimo di un anno, prima di un anno, voi il vaccino non lo vedete neanche col binocolo. Perché prima bisogna fare i test sugli animali, anzi, prima bisogna trovarlo, il vaccino. Perché poi io non sono uno di quelli che se ne intende, però so la base, cosa vuol dire? La base qual è? È che non è che basta mettere le molecole di piccione nel virus e vedere chi vince. Ci sono tante cose da fare, tanti collegamenti, tanti test. Primo,
E poi bisogna fare i test sugli animali. E poi soprattutto la cosa più importante sono i test sugli umani, perché devono superare dei test che lungono mesi sono. Perché? Perché se tu trovi la cura, fai finta che troviamo la cura, no? Ma poi ti cresce un cactus dal culo, ti crescono due occhi sulla testa, ti viene un tumore al fegato e muori, perdi la vista. Capisci che non si può? Non si può dare un farmaco così che ti curi ma poi ti ammazza. Bisogna fare molti controlli, bisogna fare molti test. Prima di un anno la cosa non la vedete. Cioè la cura, che è tanto, tanto millantata ai primi dell'inizio, c'è una cura! Il culo! Non c'è la cura, il culo c'è. Quindi, il culo. Ricordatevi questo. Ricordatevi questo. Capito? Questo ricordatevi. Prima di un anno voi la cura non la vedete, neanche con il binocolo. E non state ad ascoltare i siti di merda che dicono c'è la cura, c'è la cura. Due mesi il culo, il cazzo di tua sorella. Il cazzo di tua sorella. Prima di un anno, e io dico minimo, io sto guardando proprio le cose fatte, proprio ti dico al massimo del, proprio la fortuna che troviamo tutto bene, ci va tutto bene. Prima di un anno non lo vedi. Quindi già si parla di gennaio dell'anno prossimo o febbraio dell'anno prossimo. E già partiamo così. Cioè dovete essere chiara, questa cosa deve essere chiara, perché io ho sentito 2 mesi, 3 mesi, 8 mesi. No, serve un anno come minimo. Come minimo, Quindi, poi, no, ecco, un'altra cosa che devo dire. Non prendete i dati dalla Cina come veri. Sono tutte minchiate. Voi lo sapete che lì sono una dittatura. Ok, sono una dittatura, non sono una repubblica. La gente per strada viene bloccata. Gli account vengono bloccati. Cioè nessuno può dire la verità. Ok? Viene tolto internet. Cioè ragazzi, ma voi ce la fate o vivete nel mondo dei sogni? Voi ce la fate? Il tasso di mortalità che vi dicono non è vero. Perché i dati sono falsi. I dati sono falsi, le morti sono false, sono molto di più. Si prendono solo i casi gravi. Ma ci sono molte cose che non sono state dette. Ok? Io spero che voi ce la facciate nella vita, ma vedo che alcuni non ci arrivano. Si basano su dati che vengono distribuiti a caso. Non è di quella percentuale lì radioenergico. Non è lo 0,5, 1,5. Questo è quello che ti vogliono far credere a te. Ma tu hai i dati reali in mano o hai i dati che ti dà un governo che praticamente è una dittatura? Capito? Dovete ragionare, ragazzi. Io veramente, usate il cervello. Usate il cervello. Non è un insulto, è un invito a usare la scatola cranica. Le cose che ti vengono dette non sono vere. No, il Corriere della Sera sa da altre fonti. Il Corriere della Sera non sa niente, sa quelle da altre fonti, prende i dati, diciamo quelli così, perché non si può inventare i dati. Io non li so i dati veri, perché nessuno li sa. Cioè, in Cina lo sanno, ok? In Cina lo sanno benissimo quali sono i dati, ma non li condivideranno mai. Visto che sono gravi, non li condivideranno mai. Vi diranno 0,5, 1,5, faranno finta, sì, sono 2000. Ma secondo te i morti sono veramente 2000? Cioè, secondo te in Cina, che è una nazione ferma, sono 2000? Sono solamente 2000? Io guarda, sparo una cifra, ma secondo me sono 5, 6, 10.000. Come minimo. Cioè, quelli al potere sanno, perché lo ad esempio il presidente lo sapeva anche dalla fine di dicembre, capisci? Ma non sono 2000. Cioè, sono finti, sono fake. Sono quei dati che non puoi nascondere, no? Che magari ci sono stati testimoni, cose, che dici, vabbè dai, mettiamo dei dati così. Ma non sono così. Quindi, però, se voi volete credere, credete. Io andrei a fare la spesa, come vi dico sempre. Io andrei a fare la spesa domani, o dopodomani. Io ci vado dopodomani. La teoria che questo virus possa essere frutto di un esperimento... Guarda, allora, ti dico la verità. Ti dico la verità. Allora, io all'inizio, siccome non sono un terrapiattista, come molti mi definiscono, non sono uno di quelli, minchia, mi metto la stagnola in testa, se no mi rapiscono gli alieni. Io non sono così. Sono uno che si basa su fondamenta. Cosa succede? Che io non ci ho mai creduto. Perché ho detto, no, dai,
cioè il classico virus influenzale che viene dal pipistrello mischiato col pangolino, che mischiato con i serpenti, tanto li mangiano la merda, lo sapete. C'è stato uno studio, che io non so la veridicità di questo studio, che parla di un laboratorio sotto il mercato di Wuhan, cioè una cosa alla Resident Evil, con la Umbrella Corporation, alla Resident Evil, e che parla di una fuga di questo virus involontario. Quindi cosa succede? Succede che io adesso non posso dirti è vero o non è vero, è una cosa... non ti so dire, perché sinceramente potrebbe essere come potrebbe non essere, come diceva Quinto Max. Non lo so, non lo so. O volontario anche, come dice Amaranto, potrebbe essere anche volontario. Io queste cose non le so perché i dati non ti vengono forniti. Oh ragazzi, lì la gente, io per farvi un esempio, no, a tutti quelli che pisciano dal ginocchio, la gente stava filmando i cadaveri per strada, gli hanno tolto gli hanno tolto la connessione, il governo gli ha tolto gli account, gli hanno rimosso i video. Ma stiamo parlando di cosa? Di una repubblica o di una o di un regime? Quindi figuratevi se vi dicono, se dovesse essere vero la storia del laboratorio, è una roba micidiale. Poi sai, adesso c'è anche la storia, no? Perché qui dopo si passa alle cose, alla Tom Clancy. Si parla della Tom Clancy, sai, di guerre che sia stato creato dall'America, che no, la Russia accusa l'America con i fake news. Insomma, adesso ormai fanno un macello che non si capirà più niente. La cosa importante adesso non è sapere da dove è arrivato. La cosa importante è proteggere il culo. Proteggere il culo, proteggere i cittadini. E questo lo dobbiamo fare subito. Quindi, se uno resta a casa 24, non puoi. Non puoi perché il cibo finisce. Capito, Mike? Che quella è la cosa giusta che bisognerebbe fare. Stare a casa, il virus muore e siamo a posto. Però non si può perché il lavoro ce l'abbiamo tutti. Il bambino che va a scuola, la mamma che va dall'ospedale, dal medico, tu che devi andare a fare la spesa, e lo zio che ha bisogno di andare di qui, di lì. Non si può. Gli altri fanno... Scusa, gli altri fanno la spesa per te e tornano appestati, ti appesti pure tu. Non so se hai capito. Cioè, tu cosa fai? Saluti, Cirilla. Tu cosa fai? Quindi... E poi, dato che si parla di Cina, molto probabilmente su tutto è iniziato molto prima. Magari a maggio. E poi è venuto... Ah, sì, ma... chiaro, chiaro. Poi è chiaro. La situazione poi non si sa da dove sia venuto. Poi dopo, sai, ognuno si lancia l'acqua al proprio mulino e lancia accuse agli altri. Questo poi si indagherà più avanti, ma prima adesso bisogna cercare di controllare sta roba. Quindi, no, perché è bello Mike, no? Ma qualcuno viene a fare la spesa per me. E certo, ma è tua mamma che esce a fare la spesa, non viene infettata secondo te? E tu non vieni infettato da lei? E ognuno ha le sue cose da fare. Anche se tu rimani in isolamento, un contatto lo devi avere. Neanche solo per fare la spesa, un contatto lo devi avere. Quindi... insabbieranno... no, ma si indagherà, perché ascolta, questa cosa qui è gravissima. Cioè qui stiamo parlando di una pandemia mondiale. Questa è una cosa gravissima, si indagherà. Solo che ovviamente di là ci sarà tabula rasa di tutte le prove, chiaramente. Quindi belli di mamma, capito? Belli di mamma, Erbarone, questi belli di mamma vogliono il plasma, vogliono sotto casa. Poi secondo me bisogna fare anche molta attenzione quando si va a fare la spesa, anche se no ti inculi da solo, dato che poi torni a casa. È appunto quello che dicono. Il bello di mamma lì voleva la spesina a casa, ma... Ernick, saluti! Quindi, quanto dovremmo spendere per la spesa? Dipende dalle vostre esigenze, ti ripeto. Dipende dalle vostre esigenze. Quanti siete in famiglia? Ci sono bambini, vecchi? E dovete vedere voi. Avete bisogno di medicine? Fatevi una bella scorta. Io, guardate che molti ridono. Adesso non ridono più, ovviamente. Adesso non ridono più. Il 24, quando feci il video, molti ridevano. Dicevano, ma sì, tanto è là, si fermerà al massimo in Thailandia, dai. Molti ridevano. Adesso non ride più nessuno. E adesso mi seguono. E io vi consiglio di fare scorta come se non poteste andare più a fare la spesa per mesi. Fate questo pensiero qua. Durante questa settimana ragionate.
ragionate, perché da un punto a un altro, siccome siamo nella globalizzazione purtroppo, basta un attimo, basta un giorno, basta uno che prende il treno, arrivi a Roma, da Roma arrivi a Bari arrivi a Catania, cioè, basta un attimo, basta un attimo, capito? Basta veramente un attimo, non serve chissà che, avete visto? In un attimo, pum, interi paesi infettati, quello che è andato da quello, poi è andato da quello, tutte puttanate così in un attimo. Ma infatti chi sta bene è un figlio di puttana, chi non mi ha seguito è un pezzo di merda. Quindi, ma io, siccome sono gentile e buono, do informazioni anche qua. Oggi ho visto una vignetta carina in cui c'era il virus che diceva grazie per non aver lasciato vincere... Sì, sì, dopo ne parliamo tra qualche giorno, tra qualche settimana. Io vorrei vedere quello che ha fatto sta vignetta tra qualche settimana, gli vorrei sputare in bocca. A chi ha fatto sta vignetta tra qualche settimana, ovviamente, perché adesso inizia lo show, adesso inizia lo show. Il bello è che mi pigliano per il culo, no? E nel secondo video, ma no, dai, fidati, ormai, qui siamo in salvo. Ehi, belli di mamma, se non fate i tamponi. Il termoscanner, io il termoscanner nel secondo video l'ho preso per il culo, ci ho fatto anche una live. Il termoscanner non serve a un cazzo. È come tentare di curarsi il ginocchio fasciandosi la mano. Ma che cazzo c'entra? Che cazzo c'entra? Non serve a niente. Ah, Dio la Madonna, c'è l'OBS in colonna, Dio la Madonna. Niente, tutto a posto, OBS deve rompere il cazzo, mi sentite? Mi sentite bene? OBS ogni sera deve rompere il cazzo. OBS deve rompere i coglioni, OBS è così, rompe i coglioni, mi sentite bene? Lo so che ha laggato, c'è OBS che ha rotto i coglioni. Ha laggato sì, perché OBS rompe i coglioni. Quindi è questo il fatto. Comunque, il fatto è questo, ragazzi. Sei online? Perfetto, grazie Gesù Cristo. Tutto a posto, grazie. Tutto ok. Andiamo avanti, è OBS che rompe i coglioni, scusate. Ogni tanto deve rompere il cazzo. Beh, qual è la faccenda? La faccenda è semplice. Andate a fare la spesa. Per voi, i vostri cari, soprattutto medicine e cibo. Questa è la vostra priorità. Medicine e cibo. L'acqua rimarrà. La luce rimarrà. Internet rimarrà. Su questo potete stare tranquillissimi. Su queste cose sono sicuro che non cadranno. Ma medicine e cibo... Io settimana prossima fossi in voi farei un bel giretto. Se fossi in voi farei un bel giretto. Qui la situazione è grave, vivo in uno dei paesini in cui... Oh! Ecco, Giovanni, mi devi dare informazioni tu. Oggi è morto il padre di un mio amico per un infarto dovuto alla notizia del coronavirus. Era un uomo che aveva già superato cancri. Ecco, Giovanni, tu mi puoi dire il paese dove sei? Ecco, oh, questo è perfetto. Questo mi interessa. Giovanni Venosta, mi puoi dire in che paese sei? Senza dire la via, ovviamente. Solo il paesino. No, perché dopo mi dicono che non è grave, no? No, perché almeno sentiamo uno. Se dice che non è grave, lo sentiamo dalle sue parole. Casal Pusterlengo. Ecco, bravo, ok. Allora, a Casal Pusterlengo, no? Come si vive adesso? È vero che non esce nessuno di casa? È vero che ci sono problemi ad andare al supermercato? È vero che ci sono problemi ad andare... da qualsiasi parte, è vero che non c'è in giro nessuno, è vero che hanno tutti paura, è vero che se tu oggi vuoi fare la spesa dove vai? Dove puoi andare? Sei libero? No, dimmi tu, scrivi tutto, sei libero di scrivere quello che vuoi, anche che io sono un coglione, che non ho ragione, che io faccio allarmismo, ti lascio libero, non ti blocco neanche se nel caso mi dici che è tutto a posto, si vive allegramente, dimmi tu sinceramente tutto, sei libero di scrivere quello che vuoi, ti do massima autorità come se fossi io. Ma scusa, è morto per paura. Sì, ma è morto per paura, Domenico. Domenico, sai che a volte ti spaventi così tanto che ci resti secco, è vero, succede. Ad esempio, quando uno ti fa uno spavento, no? Che tu magari soffri di cuore, ci rimani. Sai, tipo mettersi dietro la porta a fare buh. Molti ci rimangono se hanno problemi. Dicono che a Casal ci siano chiuse le strade. No, faccio rispondere a lui. Quello che vuole, anche se mi dice...
Capobastone, sei un allarmista? Oppure va tutto bene? Lascio rispondere lui, così vediamo. Capobastone, andate a comprare scorte di cibo. Ecco, segnatelo. Mi sono fatto due, segnatelo, eh. Segnatelo questa cosa, perché dopo voglio dire di nuovo, avevo ragione io, di nuovo. Capo, la cura per il coronavirus c'è, ma non hanno il vaccino per il contagio. Ma non hanno il vaccino per il contagio. La cura non c'è, non c'è la cura ancora, non c'è. Non c'è il vaccino, non c'è, non c'è, non c'è. Servirà un anno, servirà un anno. Servirà un anno, non fatevi prendere per il culo. L'hanno isolato come virus. Ma adesso bisogna fare tanti test su animali e su persone. Ci vuole un anno. Per quanto riguarda Codogno, i supermercati... Ecco, l'ha scritto, aspetta. È aperto solo Lidl e c'è un sacco di gente oggi a far spese. Ok? Ci sono dei ragazzi che escono a fare le fighette. Per me sottovalutano... Quelli sono dei coglioni, lasciali stare. Ci sono un sacco di persone che vanno a fare le spese. Avete capito? Vabbè che oggi è sabato, per carità. Giovanni, ti do un consiglio. Ti do un consiglio, Giovanni, visto che tu sei qua. Vai a fare la spesa. Vai domani a fare la spesa, anche se ci sarà un casino. Vai, perché non si sa cosa succede. Vai a fare la spesa. Ti do un consiglio. Se riesci lunedì è meglio, c'è meno gente. Però io non so lì se lunedì quel negozio rimane aperto.